Buongiorno a tutti, benvenuti. Aspettiamo un attimo. Vi diamo il buongiorno e vi ringraziamo di essere ritornati. Molti di voi sono già stati al primo incontro del forum 70 anni Formula 1, iniziative che promuoviamo insieme alla Dallara Automobili nell'ambito di Parma, capitale italiana della cultura 2020. Siamo onorati di questa ospitalità che ci dà l'opportunità che ci dà la Dallara, e penso che parlare di Formula 1 nell'anno in cui si ricordano i 70 anni della nascita della massima espressione del motorsport, avere qui un capitale in termini di professionalità, di umanità come Mauro Forghieri, sia un privilegio che continua a concederci da anni a questa parte. Grazie, ingegnere. L'ingegner Forghieri non a caso è a casa di un grande suo amico che è l'ingegner Dallara. È di Andrea Pontremoli, il presidente del MUNER e amministratore delegato della Dallara Automobili. E prima di dare la parola a loro, vi voglio, ma non serve che lo presenti, lo conoscete benissimo, l'ingegner Claudio Lombardi. Mauro Coppini, il direttore mitico di Formula Passion, lo conoscete. Con lui stiamo per tagliare 10 anni di attività e per la fine dell'anno stiamo preparando una bella festa che anticipa appunto i 10 anni del 21, e oggi abbiamo anche il piacere di avere con noi Maria Lechleitner. Io ti ho detto il vecchio nome, il nome. Ma sai che lo accorciò? Non so se lo ricorda Mauro. Fu Mauro che mi accorciò il cognome, perché non te lo ricordi, Mauro, vero? No, Mauro Forghieri. Perché noi andammo, io ero ragazzina e ho avuto l'onore di lavorare con loro, che per me sono stati dei grandi maestri, perché io non avevo fatto le scuole di giornalismo che ancora iniziavano e dovevano ancora esserci, e quindi avevo come maestri loro, che non è cosa da poco, devo dire, quindi una grande fortuna. E quando arrivai in Formula 1 fino all'89, andammo, era a Detroit credo la prima gara con Renato Ronco, e in aereo chiacchieravamo e loro mi dicevano: ma tu cosa hai fatto prima? Io dicevo: niente. I brasiliani mi presero così, dicendo: ma non è un problema, tu sappiamo, i piloti dicono che tu qualcosa di motori capisci, quindi Mauro mi disse: ma com'è il tuo cognome? Io gli dissi: Lechleitner. Ma sei pazza, mi ha detto, come facciamo a darti la linea con questo cognome? E allora lì nacque Leitner, praticamente. E quindi Mauro, io mi ricordo bene questa cosa, e Renato disse: ma sì, quella cosa più semplice. E fu così che partimmo, che io partii, perché loro ovviamente già c'erano. E ho lavorato con tutti loro, perché c'era la Dallara Formula 1, Mauro aveva fatto la Lambo, l'ingegnere stava con Ferrari, insomma è stata una bellissima esperienza, e quindi sono strafelice di essere qui. Ecco, appunto. Per l'esperienza professionale che ha vissuto Maria in televisione, ha voluto essere qui con noi per realizzare un servizio per TG2 Motori, esattamente nell'occasione in cui festeggiamo, posso dire, 85 cosa? Pole position, gran premi mondiali dell'ingegner Forghieri. Lilia. Bene, io ho parlato anche troppo. Cosa dici, Maria? Lasciamo la parola, sì. Lasciamo la parola all'ingegner Dallara, che
padrona di casa insieme a Pontremoli che introdurrà il tutto e poi partirà il ricordo di quello che c'è stato tra voi. Buongiorno, è un piacere vedere tanti appassionati, è un piacere essere qui con il numero uno. Io spero di non offendere nessuno se dico, e lo dico proprio con assoluta convinzione, che Mauro è il numero uno, il più grande di tutti. No, Mauro, lo sai perché hai vinto tanto, ma hai vinto non soltanto in Formula 1, ma hai vinto nelle gare di durata, hai vinto nelle gare in salita, nei campionati 2 litri su pista, hai vinto in Formula 2, hai vinto anche con le GT, meno male che non c'erano le gare in discesa, se no vincevi anche quelle. Quindi in assoluto è il più grande, non solo, non è finita. Adesso il grande progettista fa il telaio, poi il motore è considerato un qualcosa, dice dai, come l'alternatore, no? Insomma, dai, arriva adesso, l'alternatore chiama Lamarelli. No, e lui invece no, faceva i motori e poi non è finito, poi faceva i cambi, poi faceva i differenziali. Anche con delle soluzioni qualche volta un pochettino strane e innovative, spesso anzi. Tant'è che quando ho visto, no, funzionava così, senti, quando ho visto che hanno fatto il cambio, la trasmissione col cambio trasversale, quando l'ho visto ho detto, ma Dio buono, ma cosa gli viene in mente a Mauro? Non ho mai sbagliata una, ma questa qui, c'è un ingranaggio in più, una coppia di ingranaggi in più non può che essere più pesante, saranno pure capaci di fare le coppie coniche efficienti, comunque ci sarà sempre un pochettino di perdita di potenza. Risultato, oggi il 90% delle macchine da competizione hanno il cambio trasversale perché è più corto, perché riduce il momento. Ci sono 10.000 ragioni. Quando l'ha fatto, ma chi gliel'ha fatto fare? Risultato anche in quello, insomma, senza alcun dubbio, è quello che ha avuto, oltre ad aver vinto tanto, un'attività vasta su tutti i tipi di automobili, ma anche con l'automobile completo. In un momento in cui negli uffici tecnici con poche persone si faceva veramente tutto e è partito anche dall'aerodinamica, perché abbiamo cominciato insieme, credo che lui abbia 3 o 4 mesi d'anzianità più di me, ahimè o con piacere, dipende dai punti di vista, 60 anni fa, sono già passati 60 anni, ma ora sì, sono già passati. E una delle prime cose che ha fatto è stata una galleria vento. Qui c'è il mio responsabile aerodinamica, se sapesse com'era fatta si scandalizza, perché di soldi la Ferrari era grande, ma di soldi ce n'erano pochi. Loro gli hanno detto, lì c'è un motore, adesso comincia a fare la tua galleria. Non c'erano neanche le bilance, i modelli, mica come adesso il CAD, il rapid prototyping. C'era un disegnatore di telai bravissimo che veniva dalle officine Reggiani, che faceva col pongo, ha fatto tutto il modello col pongo rosso, ricordi, e le prime vetture di Formula 1, evidentemente ha funzionato benissimo, quelle che poi, mai capitato, delle volte facevano primo, secondo, terzo e quarto, non so se, ovviamente ti ricordi, Philil, von Trips, Ginter e Merat, no, ma più di una volta ha fatto primo, secondo, terzo e quarto, erano figlie di quella ricerca aerodinamica in cui tutto sommato si guardava se i fili di lana si staccavano, non c'era uno strumento di misura, però ha funzionato talmente bene, anche perché forse erano le prime, che è riuscita a fare quelle cose qui. Quindi allora veramente secondo me dobbiamo essere molto orgogliosi di rendere omaggio a un personaggio come Mauro, che ha fatto di tutto e di più e bene in tutti i tipi di automobili e in tutta l'area del motorsport, compresa la gestione in pista, perché allora faceva anche l'ingegnere di pista, non è che c'erano tante gerarchie, c'era Mauro Forghieri, dopo c'erano gli altri. Perché era anche aspetta che poi ti presento il conto. Comunque veramente faceva veramente tutto, poi andava a vedere anche come costruivano i pezzi. Quindi niente, bravo, sono veramente molto contento di poter rendere omaggio a Mauro Forghieri. Sì,
Beh, l'applauso va a lui perché effettivamente Giampaolo lo ha definito come meglio non si può, e definendo Mauro Forghieri ha definito fondamentalmente un'epoca, che è l'epoca delle idee fondamentalmente, è l'idea delle intuizioni. Certo, la tecnologia cambia, la Formula 1 rispetto alla tecnologia ha un po' un atteggiamento bivalente. Da un certo punto di vista la tecnologia è l'unico modo perché la Formula 1 rimanga attuale, dall'altra, da un certo punto di vista, dal punto di vista dello spettacolo, in qualche modo può essere vista come una nemica. Non credo sia quello il caso. Il vero problema è che in realtà l'esperienza di Forghieri è un'esperienza assolutamente attuale, perché oggi è vero che ci sono i computer, e grazie ai computer si può esplorare qualunque soluzione per poi estrarne quella vincente. Diciamo che è un lavoro quasi statistico da un certo punto di vista. In realtà non è così. Non è così perché gli algoritmi che sono alla base di questo meccanismo sono fatti da un uomo, e l'uomo è tanta ragione, molto sentimento e quindi soggetto ad errore. Quindi il problema vero non è trovare le soluzioni vincenti, ma in qualche modo trarre delle conclusioni sulle conseguenze che queste hanno, perché ancora oggi comunque ci sono le macchine sbagliate e le macchine vincenti. Mauro, cosa voleva dire in quel momento? Forghieri ha parlato della 156, identificare la soluzione ideale per una vettura da corsa di Formula 1. Cosa voleva dire? Era un'idea che avevi in testa, derivava da tue esperienze precedenti, ma neanche tanto, perché tu sei stato catapultato lì dentro per fatti traumatici di colpo, diciamo, no? Cosa che c'era già in emblema, pardon, era una cosa che avevo già detto. Ah, ma si sente? Era una cosa che ho sempre avuto sin da bambino, che da bambino non facevo altro che disegnare le cose che poi ho sognato di poter fare. E quindi sono stato molto fortunato. All'epoca il motore posteriore era ai primi passi, no? Gli inglesi della Cooper. Tu l'avevi in testa già però un pochino da prima. Sì, io ricordo una cosa. Che in casa non veniva accolto con grande entusiasmo, diciamo, ecco. No, perché non era accettato. Non dimentichiamo che Ferrari agiva, i boi deve essere davanti, brisate. È una trazione anteriore più che altro. Esatto. Ma comunque l'ingegner Fraschetti, mi ricordo, che aveva già in mente le cose che poi sono state fatte. Ma io non l'avevo capito, perché allora ero un giovane fanciullo all'università e Fraschetti mi faceva fare degli studi su dei telai stranissimi. E io dicevo, ma questo qui, ma che cavolo vuole? Aveva già in mente quelli che sarebbero stati i telai moderni. Però io non l'avevo capito. Però siccome lui mi diceva, io dovevo fare. E quindi ero ligio al comando che mi aveva fatto, pur non capendo niente di quello che lui avrebbe fatto e che poi ha fatto. Senti, Giampaolo parlava di te come un factotum, no? Tu eri l'ingegnere progettista, poi eri il team manager, era l'uomo che controllava i piloti. Forse, troppa roba, ma forse vorrei dire, non è che forse si potrebbe tornare un pochino indietro su questo campo e avvicinandosi un po', visto avvenimenti recenti dove troppi poteri significano mancanza di potere, soprattutto ad esempio nella gestione dei piloti. Tu vivevi con i piloti stavano in casa fondamentalmente, in casa intendendo alla Ferrari, era un qualcosa di continuo e c'era una persona che dire autoritaria e autorevole sicuro, ma anche autoritaria, perché lo chiamavano Furia mica per niente. A dir la verità, il nome Furia mi arriva da una trasformazione di un altro nome. Io ero un giocatore di pallacanestro non male, perché addirittura mi avevano invitato ad andare a giocare nel Gira a Bologna. Quando andai da mio padre tutto orgoglioso e dissi: papà, mi hanno detto che vado nel Gira,
non avevo dormito la notte. Mi ha detto, se vai a tenda al giro, te devi studiare. Vai a studiare, vai all'università. Aveva, però mi ha ucciso, perché togliermi quella possibilità lì. Altri tempi, altra gente, altri genitori. E Dallara e Forghieri sono due modi di approcciarsi al mondo del motorsport, tutti e due geniali a modo loro. Dallara a un certo punto è diventato un imprenditore dello sport, è stato un grande progettista, ma è stato abilissimo. Cioè, dalla Dallara passano tutti, non è solo motorsport, passano le più grandi case automobilistiche. Poi la sua riservatezza è tale che magari non lo si sa, ma per dire, senza muoversi da Varano, De Melegari, Dallara è diventato un centro non solo del motorsport, ma della progettazione legata all'automobile, e non solo all'automobile, perché poi ci sono stati degli excursus in campi completamente diversi, addirittura l'astronautica. Ecco Giampaolo, la tua scelta è stata una scelta da un punto di vista strategico, industriale, voluta, o tutto questo è successo? No, è successo. Quando nella vita delle persone contano molto gli, come si dice, gli sliding door, le occasioni che passano. Io avrei voluto fare ingegneria meccanica, ma a Parma non c'era il corso di disegno industriale, quindi a Milano non mi prendevano, ma hanno preso ingegneria aeronautica facendo il corso integrativo il sabato pomeriggio, succedeva più di adesso forse. Mi sono appassionato poi dell'aeronautica, poi però Ferrari ha chiesto ai miei professori, ma c'è un ragazzo giovane, faceva le prime prove in galleria vento, in quella del Politecnico di Milano, cercando solo di diminuire la resistenza per le mani. Era un altro modo di vedere le vetture. Ovviamente quando Ferrari chiama ci si va, e allora, quindi per dire, sono arrivato da Ferrari come? Perché le circostanze hanno voluto così, perché è andata bene così, perché allora poi non è che di giovani c'eravamo io e lui, in quel momento lì. Cioè, e c'era la vecchia guardia delle officine reggiane, che la Ferrari deve molto anche quello, perché se ti ricordi Rocchi, Salvarani e non solo, i Lampredi prime, l'RE2000 avevano fatto, che è stato uno degli aerei più belli del... Sì, esatto. Quindi si arriva là, Dio buono, e di lì poi avevo fretta. Non sapevo di dover imparare, che avrei dovuto rimanere di più. Alla Maserati mi dicono ti mandiamo in pista. Io in pista c'ero andato pagando il biglietto, quando ero andato a Monte Carlo, albergo e tutto il resto. Insomma, allora era così, era quel braccino corto, ma braccino corto con tutti, perché mi ricordo che io vivevo in una sorta di pensione, in quello che adesso è il Cavallino, c'era anche Ricci Ginter, com'è? Non c'era neanche il riscaldamento centrale. Poi la proprietaria era un pochettino tirchietta, quando uscivi, quando finivi di lavorare andava a cedere la stufa, no? Quindi tu per 2 ore successive non andavi neanche in camera, perché c'era freddo che si moriva. Erano altri tempi. Però dopo, quindi, vai in fretta, comincio, vado in Maserati, poi Maserati i problemi smette, Lamborghini mi dice che corre, poi dopo non poteva farlo perché... De Tommaso dice che corre, poi vende la cosa, detto, qui lo faccio da solo, non si comincia mai. Quindi ho cominciato, la fortuna poi di avere la possibilità di lavorare con Lancia, che pagava tutti i mesi, pagava giusto, e quindi poi così, una cosa per l'altra, poi dopo il salto si va bene, si continua a crescere, poi il salto grosso è stato anche quando è arrivato l'ingegner Pontremoli, che ha portato un modo gestionale, perché insomma fare le macchine è conto, ma gestire l'azienda è un'altra cosa. Insomma, io avevo imparato un pochettino a fare le automobili, ma il modo di gestirle ci voleva qualcuno che avesse una scuola diversa, anche una formazione diversa. Risultato, figlio delle circostanze, tutto sommato la maggioranza delle ti va quasi tutto bene, insomma qualche inciampo c'è sempre, ti va quasi tutto bene, e quindi adesso siamo ancora qui a divertirci, a fare delle cose nuove, a cercare di capire dove si va a finire, cercare di immaginare
No, immaginare, lo sappiamo che tutto sarà diverso, non sappiamo come, ecco. E quindi è bello anche così essere, continuare a vivere questo mondo che cambia, ma mica solo l'automobile, cambia tutto. Beh, sappiamo che tutto dovrà essere diverso, direi che è una frase fondamentale per capire i tempi, per capire la sfida che abbiamo. Da questo punto di vista la Formula 1 in un momento di transizione come questo, no? Con l'attenzione all'ecologia, all'inquinamento, con il passaggio dal motore termico al motore elettrico, è un qualcosa in cui la Formula 1 potrebbe ritrovare il suo spirito delle origini, che era fondamentalmente andare a cercare soluzioni innovative sul piano della prestazione, dell'affidabilità, della sicurezza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista questo tipo di transizione potrebbe rivitalizzare in qualche modo una Formula 1 che soffre un po' di standardizzazione. Mauro, ai due tempi la Formula 1 era la diversità fondamentalmente, perché di soluzioni non ce n'era solamente uno, o quantomeno visivamente si vedevano soluzioni totalmente opposte le une alle altre. Era un momento di affinamento probabilmente, perché poi alla fine soluzioni molto diverse potevano anche sortire gli stessi effetti. Ma questo dovrebbe dirci quanto ignoranti eravamo. Però devo dire che le idee c'erano, forse erano troppe. Non avevamo mai le idee chiare di quello che avremmo dovuto fare. Però questo ci permetterà di fare della ricerca. Non è facile poter fare della ricerca. Cioè, tu negli anni 70 hai avuto l'iniezione diretta, ad esempio, su un motore, no? Qualcosa che poi è venuta solo 30 anni o 40 anni dopo. Sì, e soprattutto in quel periodo c'era una cosa, che era un'iniezione diretta in un motore che aveva un alesaggio da 80. Era quella la cosa difficile, perché usavamo degli iniettori che erano nati non per quel motore, ma standard. E riuscire a fare dell'iniezione diretta in un motore con un alesaggio di 80 è un miracolo. Che non e alla base di questa soluzione non c'è stato anche un orologio regalato? Un orologio regalato? Sì, che è rimasto nella storia. Tu sai quando l'abbiamo visto? Allora, Enzo Ferrari era estremamente generoso. Puoi chiamare la risata. E allora, sì, potete anche ridere. Allora, lui preparava degli orologi che comprava al mercatino, 2 lire, però ci metteva poi dopo l'impronta con scritto Ferrari. E allora io, quando sono andato in Germania, alla Mercedes, a vedere il grande capo. Lui avevano avuto l'iniezione già nel 54-55. E noi la stavamo usando e dovevo andare a dirgli: guardi che noi la usiamo solo nelle macchine da corsa, non abbiamo nessuna intenzione di introdurla nelle vetture di produzione. Perché effettivamente loro avevano addirittura un brevetto sopra. E Ferrari mi ha detto un orologio dei suoi. Quello, avete capito, si comprava l'orologetto da 10 lire e poi ci si metteva, tac, Ferrari, era un orologio. E io quando arrivai là non sapevo che avevo davanti un grande collezionista di orologi. E quando gliel'ho dato lui mi guardò, aveva già capito cos'era. Una patacca da 2 lire, però estremamente dal suo livello mi ha detto: guardi, sono commosso, però mi disse: non ti dico che tipo di commozione. Comunque vi posso dire che quell'orologio lì io l'ho tornato a vedere recentemente. Era nella bacheca? Nella bacheca, speciale, col suo posto, eccetera. Ah, ma era stato apprezzato, Guarda, non vi dico cos'era costato perché non lo so neanche io, però se l'aveva comprato Enzo doveva costare.
e sono storie di uomini. Ecco, oggi le storie di uomini probabilmente ci sono, le differenze tecniche tra un'automobile e un'altra automobile ci sono certamente. Il problema è che è difficile percepirle. Ci sono forse persino ancora più di prima, forse ci sono anche storie di altri orologi e di altre bottiglie di Lambrusco, però è molto blindato all'interno della Formula 1. Volevo sentire anche Claudio su questo. Claudio Lombardi viene dal motorsport. La ricchezza qui si vede. Uno a testa. Uno a testa, c'è ridondanza. Ma soprattutto il suo nome è il rally, e macchine assolutamente mitiche, la Delta S4 solo per fare un esempio. Claudio, anche i rally erano una storia e sono forse rimasti in parte una storia di uomini, anche se non hanno più quel senso dell'impresa, del viaggio nell'ignoto che avevano i rally di quell'epoca. Sì, indubbiamente quell'epoca è un discorso di regolamenti. In quell'epoca c'era il tempo delle S4, c'era una grande possibilità di esprimersi tecnicamente con concetti diversi. Tanto è vero che sull'S4 avevamo adottato questo con coraggio, devo dire, la doppia sovralimentazione che incidentalmente adesso ritorna sulla produzione di serie di grande attualità, ovviamente aggiornata dal punto di vista tecnologico, cioè allora la sovralimentazione era un compressore volumetrico trascinato meccanicamente dal motore e controllato come inserimento con sistemi pneumatici perché non esisteva, l'elettronica era inesistente. La forza motrice era soltanto la depressione o la pressione del motore, quindi era difficile metterlo a punto. Comunque avevamo avuto il coraggio di farlo. Adesso viene invece di nuovo riproposto con le tecnologie attuali di controlli elettronici, eccetera, con la tecnologia, con il concetto del downsizing del motore, andando a motori di cilindrata di 1000, ma con potenze specifiche di 150 cavalli litro, è chiaro che è necessario in basso avere un aiuto. E viene riproposta la sovralimentazione, che allora era un'espressione tecnica che avevamo potuto, una tecnologia che avevamo potuto adottare grazie alla libertà del regolamento. Adesso quella libertà del regolamento non c'è più nei rally. Voglio solo aggiungere e chiudo una notazione, dove invece quindi era stata trainante da un punto di vista tecnologico a quei tempi questa libertà di regolamento. Nel Formula 1 viene riproposta adesso con i motori ibridi, che permette veramente di non arrossire più un tecnico quando ci chiedevano, ma che ritorno ha la Formula 1, almeno quando nel periodo nel quale avevo lavorato, che ritorno ha sulla produzione di serie. Cioè, era molto imbarazzato nel rispondere. Adesso, se fossi in un settore che sviluppa motori di F1, sarei molto meno imbarazzato, perché adesso veramente è trainante in questo momento da un punto di vista tecnologico. Sì, c'è da dire che oggi il rendimento di un motore di Formula 1 è veramente elevatissimo, sfiora livelli molto vicini al 50%. Questo per la verità non sottrae la Formula 1 a certi processi revisionistici. C'è un'intervista di David Richard dove dice: ma non dobbiamo più vergognarci, sono 22 macchine che corrono una ventina di volte all'anno, lasciateci fuori da questo tema, tutto sommato siamo ininfluenti, torniamo allo spettacolo. E qui c'è di nuovo quel problema degli inizi. Il concetto che il regolamento tecnico e il regolamento sportivo tendono a sovrapporsi in funzione dello spettacolo. Però il concetto del ritorno rispetto alla serie di cui parlava Claudio Lombardi c'è anche ad altri livelli. Torno ai momenti di transizione, un momento di grande transizione, reso ancora più difficile dal fatto che si tende ad andare verso una soluzione tecnica, quella del motore elettrico, che è molto lontana dalla maturità.
sia per quello che riguarda le batterie, sia per quello che riguarda le altre tecnologie, per tutto quello che sono i cablaggi, eccetera. Ora, lavorare una grande industria che deve lavorare su una tecnologia in divenire corre dei grossissimi rischi. Ci vuole una capacità di risposta a livello industriale che deve essere pari o superiore alla capacità di adeguamento della progettazione delle tecnologie stesse. In questo senso la Formula 1, il motorsport in generale, la può dare molti consigli, nel senso che la reattività in un costruttore di Formula 1 è assolutamente un elemento imprescindibile, nel senso che ogni settimana praticamente si corre e quindi ogni modifica deve dare risultati effettivi. Volevo chiedere a Inger Pontremoli se questo è effettivamente, se effettivamente il motorsport è una palestra anche in questo senso. Sì, buongiorno. In effetti è una palestra intellettuale molto importante, perché quello che ci sta imponendo il mercato, cioè il discorso delle macchine elettriche o comunque di macchine apparentemente più efficienti, perché c'è anche da dire questo poi, ci ha costretto a ridisegnare il nostro modo di lavorare. E vi faccio un esempio. Prima parlavamo dell'innovazione, del fatto del fare degli errori, che chiaramente si cerca sempre di minimizzare, però il nostro mondo adesso vive di questo, cioè noi viviamo di errori e cerchiamo di far costare poco questi errori attraverso la tecnologia. Quindi la galleria del vento è una bellissima macchina per fare errori a basso costo, perché farli dal vero, questi errori, costerebbe molto di più. Il simulatore di guida è una bellissima macchina per fare errori a basso costo. Recuperarli in fretta attraverso la progettazione. Esatto. E quindi avere questo loop all'indietro. Il discorso, per esempio, dei calcoli strutturali sulla fibra di carbonio è una meravigliosa macchina per poter fare degli errori a basso costo. E questo è il primo concetto. Il secondo concetto è che non potremo più avere gli ingegner Dallara, gli ingegner Forghieri, gli ingegner Lombardi che sanno di tutto un po'. L'ingegner Dallara fa sempre un bellissimo esempio, che è quello del medico generico e del medico specialistico. Cioè, prima avevamo il medico, che se ti rompevi una gamba era capace di steccartela, se avevi una piccola operazione era in grado anche di fartela. Adesso il medico è quello che ti indirizza, vai dallo specialista A, vai dallo specialista B. Quindi nelle aziende cosa abbiamo? Abbiamo un numero di personaggi che sono i medici generici, cioè i capi progetto, quelli che sanno di tutto un po', però non hanno la competenza specifica per, e poi abbiamo degli specialisti. Ecco, questo modo di lavorare poi si trasforma anche in piattaforme informatiche che vengono usate poi, per esempio, al simulatore. Quindi il simulatore, hai una piattaforma che si chiama Dimola, in open source, che tiene insieme un grande numero di modelli matematici. Quindi c'è il modello matematico che svilupperà Di Alma Zinelli sull'aerodinamica, c'è il modello matematico che svilupperà chi fa il gruppo sospensioni, c'è il modello matematico del motore, c'è il modello matematico della dinamica del veicolo. Ci sono una serie di modelli matematici che vengono tenuti insieme. Questo discorso di tenere insieme questi modelli matematici e di poter interagire uno con l'altro, vi lascio immaginare il livello di complessità. Siamo arrivati a circa 60.000 variabili da tenere insieme in real time, cioè il pilota le guida queste variabili, è il frutto dello sviluppo sulle macchine di altissimo livello nel motorsport. Questa cosa l'abbiamo ribaltata esattamente sullo sviluppo delle macchine stradali, per esempio, elettriche. E si sono aggiunti altri modelli matematici, la carica-scarica della batteria, il cooling delle batterie, che è molto più importante di quello che si pensi, perché 3 gradi di temperatura sulle batterie vuol dire un'efficienza del 20 o 30% di diversità. Cioè, sono cose da tenere molto sotto controllo.
Ecco, il fatto di avere questi modelli che sono stati sviluppati nel motorsport per poter sbagliare, per poter capire quell'errore che tipo di influenza ha, oppure quell'innovazione che tipo, perché la macchina da corsa, lo diciamo da sempre, è una serie di compromessi. Ecco, quanto vale quel compromesso rispetto a un altro? È meglio avere un chilo in più o un cavallo in più? Beh, questa è una domanda semplice. Però i 5 punti di aerodinamica rispetto al chilo. Tutte queste domande, no? Se chiedete l'aerodinamico vi dirà 5 punti di aerodinamica. L'anno scorso qualche scelta sbagliata l'abbiamo vista, però. Certo, certo. Però questo fatto di aver sviluppato questi modelli, perlomeno parlo della nostra azienda, si è rivelato utilissimo per poter utilizzare gli stessi modelli nello sviluppo di vetture elettriche che stiamo facendo, e ci sta dando un vantaggio competitivo, perché hai importato nel mondo dell'industria questo modello a cui non sono abituati. Perché che cos'è cambiato in verità? È che prima si applicavano nei modelli industriali tecnologie mature. Oggi il mercato, in particolare sull'elettrico, sta imponendo delle tecnologie che ancora non sono mature. Sono in cambiamento, in continuo cambiamento. Esatto. E l'altra cosa, che è una cosa che non ci dobbiamo dimenticare, è la velocità di sviluppo, che è impressionante rispetto al passato. Io vi voglio portare solo a una cosa che dico agli studenti del MUNER molto spesso. Voi pensate solo al numero di app che ci sono sui nostri telefonini sul Industry 4.0, no? Sul fatto che tu riesci a connetterti con Internet of Things. Siamo arrivati a 27 milioni di app. Io vengo dall'informatica, diciamo che sono un bravo informatico, diciamo che ci metto 2 minuti per capire se quell'app può servire o no al mio modello di business. Ecco, 27 milioni per 2 minuti, io fra 300 anni saprò quale app mi può servire. Questo vi sta portando a un paradosso incredibile. Cioè, non abbiamo il tempo per capire. E quindi dobbiamo passare a un altro concetto che, guardate, riporta l'uomo al centro della storia, che è assumi che la tecnologia per fare quello che vuoi fare c'è. Quindi, che cosa vuoi fare? Questa è la domanda. E ritorniamo all'uomo, all'importanza dell'uomo e della formazione delle persone, perché la tecnologia non è più un elemento differenziante come prima. Sì, noi avevamo dato un tema a questi incontri che facciamo, che era macchine come noi, nel senso, non so se qualcuno di voi ha letto, c'è un libro di McQueen su questo tema, è un romanzo, ma è molto interessante, è molto simile a quel libro che tu mi avevi consigliato di quel monaco. Sì. E lì dice, non ci possiamo lamentare se le macchine prendono sopravvento su di noi, perché in realtà quelle macchine le abbiamo fatte noi e quelle macchine vorrebbero assomigliare a noi. Per cui questo vuol dire che l'uomo è sempre comunque, come dicevamo prima, è sempre comunque al centro, perché sono le sue decisioni. Poi dopo, come ha detto lui, posso usare un coltello che taglia e un coltello che non taglia, ma sono io che devo imbracciare quel coltello. Mauro, il fatto è che voi gli errori li facevate e ve li dovete tenere anche, e quindi convivere con gli errori, perché le capacità di reazione non erano quelle di oggi, evidentemente. Qualche macchina sbagliata c'era, no? Tante. Ma voglio dire, gli errori sono fondamentali in uno sviluppo, perché gli errori ti annullano milioni di possibilità. E quindi ti insegnano dove devi andare. Praticamente tu sei aiutato dagli errori, non è che gli errori ti uccidono. Gli errori ti permettono di trovare la strada giusta. Giusto è molto difficile. Però devi poterli recuperare il più velocemente. Esatto, possibile. Sì, è ovvio. Senti, quali sono gli errori che ti ricordi? Un errore importante di impostazione di macchina che può succedere? Ce ne sono tanti che non me ne viene in mente neanche uno.
aiutami tu, qual è che ti piace di più? Ma non lo so, prego. La T5, stavo arrivando lì, la T5 forse. La P5. Che era l'ultimo sviluppo di una serie. Beh, è molto semplice perché noi avevamo fatto cose splendide con la T4, no? Voi sapete che allora i soldi erano fondamentali e soprattutto Enzo Ferrari era uno che aveva il braccio particolarmente corto, involontariamente, però soldi non ce n'erano. E quindi la T5 non è stata nient'altro che uno sviluppo solo di qualche piccolo particolare della T4, però era una macchina nuova, faceva schifo. Non avevamo combinato niente di buono, ma del resto potevamo fare ben poco. Però c'è da dire che con la T4 invece siete andati bene e siete riusciti a portare il concetto di deportanza aerodinamica su una vettura che come impostazione meccanica era molto difficoltosa, perché con un motore boxer c'erano dei vincoli sul fondo piatto che evidentemente sul diffusore, che invece in qualche modo avete aggirato, e lì l'esperienza delle P3 e P4 in qualche modo è venuta in aiuto, no? Notevolmente. Però cioè, chi dava dei giudizi su una macchina con un motore piatto vedeva le cose in un modo strano, perché il fatto che ci sia un motore che incomincia ad avere una coppa abbastanza piatta, che occupa un buon po' di spazio, se ci sono quegli parti laterali dove ci sono le trombette, è una camera, ma non è che non ci sia anche lì una possibilità di creare delle deportanze. Anzi, direi che alla fine del mondo, quando noi abbiamo fatto tanti errori sviluppi, ci siamo trovati che ci faceva comodo quelle due parti laterali delle vetture. Ci permettevano di sviluppare le deportanze in un certo modo, così come le volevamo noi. Non lo sapevamo neanche come le volevamo, ma pensavamo che fatte così sarebbero andate bene. E lì, posso usare una parola volgare? È un colpo di culo. È un colpo di fortuna. Modena di colpo di culo. Però colpo di fortuna. L'altro elemento è l'elemento, il sensore fondamentale all'epoca per considerare l'efficienza di un'auto era comunque il pilota, fondamentalmente. Sì, e ovviamente. Qual era il tipo di rapporto e quanto era affidabile? Devo dire che il rapporto che noi avevamo con i piloti, direi che era un rapporto quasi di famiglia. Cioè, non avevamo delle parentele dirette, ma lo diventavano parte del nostro rapporto. Si viveva insieme, si mangiava insieme, si commettevano i peccati insieme, non dico quali, ma insomma ce n'era qualcuno. Mangiavamo troppo, per esempio. Mangiavamo troppo, soprattutto quello. Dopo. Meno male, soprattutto perché ha lasciato. Tra l'altro c'è un filmato bellissimo, credo fosse Monza, con Reutemann, sì. Non so, dove c'è un colloquio tra lui e il pilota, che è fantastico, dove il pilota si ferma e non va bene. Cioè, non diciamo, aveva fatto il tempo. Non aveva fatto il tempo, e allora lui continuava a dire, allora dimmi, che cosa c'è, che cosa vuoi, che cosa vuoi? E lui scrollava la testa. Un altro modo. Era un modo diverso. Però in quel modo lì di attaccarsi, di avvicinarsi ai piloti, è stato fondamentale per poter fare tanti passi avanti. Perché abbiamo capito cose che i sensori non ci avrebbero potuto dire. Poi è chiaro che contava molto la sensibilità del pilota all'epoca. Ecco, ti voglio dire questo. I sensori ti danno dei risultati credibili, ma non c'è quell'intuizione che il grande pilota ti può dare con la sua sensibilità sul modo di rispondere della vettura. Giampaolo, in questo i simulatori che ruolo hanno? Potremmo, l'ho già spiegato, in realtà appunto calcoliamo gli errori e rimediamoli il più velocemente possibile. Il simulatore fa parte di questa strategia, no? Ma per dire, quando un committente di una macchina, di una vettura elettrica, ti dice
cioè uno deve tranquillamente al massimo della velocità compatibile fare la salita dello Stelvio e che rimanga ancora un po' di cariche per tornare. Quello lì o lo fai col simulatore o non la fai, se no fai l'automobile e magari quando l'hai fatta è tardi, perdi anni, devi farla prima. E nello stesso tempo tutti questi la complessità di un impianto di raffreddamento di una vettura elettrica, di una complessità incredibile, incredibilmente superiore a quella di una vettura convenzionale. Quella lì o la fai al simulatore. Questo mi interrompo solo un secondo, perché è un tema. Noi parliamo, noi in generale, l'accezione dell'auto elettrica è una semplificazione dell'auto. Lo è solo in parte, non è del tutto così. Non ci possiamo fermare al fatto che un motore elettrico ha meno parti di un motore termico, perché pensiamo solo ai cablaggi, pensiamo solo all'inverter, pensiamo solo al fatto che stiamo facendo funzionare una batteria come la batteria non vuole funzionare, cioè la batteria è fatta per dare scariche modeste per lungo tempo, noi costringiamo a trasformarla in un condensatore. Quindi quello che dice Giampaolo è fondamentale, non è una semplificazione, assolutamente. Nello stesso tempo però ci sono delle cose che potremmo ricordare di una volta, senza tornare al simulatore o ai computer, che potrebbero aiutare a trovare qualche soluzione. L'automobile da corsa è percepita come inquinante, comunque l'automobile è inquinante. Se elettrica non è inquinante, non pensi che per fare energia elettrica che ci sono dei maxi generatori che hanno una fame di cherosene, perché sono delle turbine generatrici elettriche che sono incredibili, però deve essere percepita come... Si potrebbe dire che depurare un grande impianto è più facile che depurare sistema fatto di componenti automobili, voglio dire. Nello stesso tempo chi ha memoria vecchia si ricorda che quando lui ha cominciato con la Formula 1 il motorino 2.5, poi è cambiato la regola e dice: adesso sapete cosa facciamo? I motori diventano 1.500. Tragedia, che cosa succede? Niente. Al secondo anno andavano come 2.5. Poi dopo 5 anni di 1.500, adesso vogliamo tornare indietro. 3.000. Non è cambiato assolutamente niente. Come a dire che sembra tutto uguale, però nello stesso tempo, senza tornare... Cioè, ci vuole il simulatore, non fai niente se non c'è il simulatore, se non ce l'hai oggi devi occuparti d'altro, però ci sono delle scelte che sono al di fuori di quello. Se oggi il consumo di benzina in una Formula 1, in un Gran Premio, è più o meno la metà di quello che era 15 anni fa, no? Sui 100 litri contro i 220. 220. Se dicessero adesso: signori, il Gran Premio da partire fra 2 anni, 50 litri di benzina, non cambierebbe niente e automaticamente il tuo consumo, che è marginale rispetto alla benzina consumata da tutti quelli che vanno a vedere il Gran Premio, alla benzina e all'energia consumata da tutti i camion, da tutto quello dell'organizzazione e tutto il resto, però dal momento che l'automobile è percepita, l'esempio che si può fare anche consumando meno energia, secondo me potrebbe essere qualcosa che non ha bisogno di tanti calcoli, insomma basterebbe arrivare anche quello lì. Certamente qui computer o non computer, in futuro, dopo che avremo imparato a come fare l'energia elettrica, che per adesso le vetture saranno elettriche. E io, adesso c'è una italiana, la Grazia Vittadini, che è la responsabile della ricerca all'Airbus. Allora, l'anno scorso hanno detto: ma lei sta lavorando al nuovo aereo supersonico? Dice: no, io lavoro a testa bassa per fare gli aerei elettrici e autonomi. Per un aereo autonomo mi sembra che sia roba da ridere, perché lo è già. Fare invece un aereo, secondo me, non sarà con le batterie, sarà con qualcosa d'altro, ma se dice che ci lavorano, ci credo, È il discorso di Pontremoli. Sappiamo solo che sarà tutto diverso. Volevo dire una cosa. Quello che di cui hai parlato adesso, cioè passiamo a 1.500, la prestazione non cambia, passiamo a 3.000. Quello che cambia è la concezione stessa della prestazione.
perché la prestazione delle origini degli anni 30 era la velocità massima. Poi nel tempo è diventato diverso, sono diventate le accelerazioni trasversali, cioè la velocità in curva è quella che conta. Cioè noi abbiamo avuto una convergenza tra la velocità media e la velocità massima in un circuito dato che ormai è di gran lunga superiore al 50-60%. La moto, ad esempio, rimane al 30%. Quindi voglio dire, abbiamo cambiato proprio le nostre idee su come si ottiene una prestazione. Sì, questo è vero, però tu hai accennato alla moto, poi dopo faccio una piccola deviazione. Secondo me la moto sarà un pochettino in qualche modo la nostra salvezza, no? In questo mondo che cambia, perché tutto sommato a me se mi dicessero quando vuoi andare a Parma tu ci vai con la macchina elettrica, più dei conti, trovo là, mi fermo in 10 minuti, sarà autonomo, ma magari meglio ancora. Quando devi andare a Milano ci devi andare con la macchina elettrica, dice faccio prima allora andare. Adesso pare che ci facciano anche l'alta velocità anche a Parma, e quindi vado a prendere allora, sì. Però io vedo qui al sabato e la domenica, magari non oggi, che ci sono tutti questi motociclettari, ma lo dico con tanta simpatia perché saranno quelli che ci salveranno, che vanno a girare con la motocicletta per il piacere di girare, e me la vuoi togliere il piacere di guidare l'automobile, allora avremo sempre il piacere. Poi la motocicletta si oppone, nel senso che la morfologia della motocicletta. Ecco, quindi poi quelli di solito la motocicletta la usi proprio per il piacere di guidare. Ecco, secondo me ci sarà sempre bisogno della macchina che tu usi per il piacere di guidare, quindi quelli non te la toglie nessuno. Come la competizione, vuoi vedere intanto come vai più forte, come vuoi vedere chi salta più in alto, vuoi vedere chi è capace in un mezzo. Cioè dobbiamo dimenticarci il concetto di un'automobile che fa qualunque cosa, ma dobbiamo immaginare di sezionare i nostri bisogni con strumenti diversi. Fa cosa non facile, io continuo a pensare che i costruttori fanno bene ad andare sull'elettrico, però nello stesso tempo uccidendo la vettura tradizionale, che è quella che porta i soldi in casa, mi chiedo come poi si chiudano i bilanci, onestamente, perché il consumatore dell'automobile è un consumatore naturalmente diffidente per due ordini di motivo. Il primo perché è tradizionalista per senso, secondo perché ha il concetto di un'automobile tutto fare e non può essere un'auto elettrica. Terzo, perché affida la sua immagine in gran parte anche all'automobile che compra, e l'elettrico oggi in questo senso non dà un gran ritorno. Io volevo ancora vedere il concetto di regolamenti. I regolamenti cambiano molto, molto rapidamente. Volevo sentire Claudio, se la Delta S4 non fosse stata messa al bando, perché ti ricordi quel tipo di regolamento lì aveva prodotto vetture molto pericolose dal punto di vista della sicurezza del pilota e del pubblico. Cosa sarebbe stato della S4 successivamente? Quale un evento? Perché tu avevi un motore molto diverso rispetto... Sì, c'era un motore molto diverso che era, l'avevamo battezzato Triflux, che permetteva per le tecnologie di quel momento di avere dei vantaggi, nel senso su un quattro cilindri in linea di poter adottare con un layout molto favorevole due turbocompressori, che avrebbe portato ad avere un tempo di risposta più favorevole e un package di minor peso rispetto al compressore volumetrico più turbo in quel momento. Se lo ripropongo in questo momento, viceversa, ritengo che la soluzione migliore non sia più quel motore triflux con il biturbo, ma sia di nuovo una soluzione o compressore volumetrico e turbo con le tecnologie, come dicevo prima, attuali di controlli elettronici che permettono il matching fra i due sovralimentatori più opportuno, oppure sicuramente compressore volumetrico trascinato da motore elettrico unito a turbocompressore con recupero energetico. Questo direi
se in questo momento ci fosse nuovo un regolamento libero per i rally, la soluzione sarebbe 4 ruote motrici con assale anteriore elettrico e motopropulsore, come ho detto, con compressore volumetrico trascinato da motore elettrico e tubo compressore con recupero energetico e evidentemente anche con recupero cinetico. Questo sarebbe l'ideale. Macchina semplicissima. Ma, sì, lo dice uno che quando è nata la formula turbo ha tirato fuori il complex, e mi dice semplicissimo. Ricordo il complex. No, quello che dice Claudio Lombardi però dice è voltuto, molto giusto, ma dice un'altra cosa. Io credo che almeno la storia ci insegna che quando i sistemi raggiungono livelli elevati di complessità non fanno altro che anticipare delle rotture forti, volevo dire un po' tremoli in questo senso. Quando un oggetto diventa molto complicato vuol dire che alle porte ce n'è un altro molto semplice che fa meglio quella situazione lì. Beh, sicuramente questo è la storia della tecnologia che ce la insegna, no? Quando si arriva a un livello di complessità, la macchina a scrivere elettronica, esatto, ha dato il via al computer. Esatto, e poi il computer dalle valvole è passato al transistor perché ci voleva troppa energia per gestire solo le valvole, quindi c'erano, quando i sistemi addizionali intorno per far funzionare la tecnologia di base diventano più complessi della tecnologia stessa, a sto punto si salta al livello successivo. E questo è, diciamo che è la storia che ce lo dice. Il fatto che sta cambiando molto, ripeto quello che ho detto prima, è la velocità con cui questo succede. Per cui non possiamo aspettare di capire che cosa succede. Dobbiamo assumere che quella soluzione lì ci sia e quindi vado alla ricerca di come farlo. Perché è l'idea innovativa che ti porta. Se voi pensate ad oggi, anche il nostro mondo, il modo di lavorare di oggi, cosa ha cambiato per esempio internet su di noi, è incredibile, cioè, il più grande hotel del mondo non c'è neanche una camera, Booking, il più grande negozio del mondo non c'è neanche un negozio, Amazon, il più grande libraio del mondo non c'è neanche un libro, il più grande taxista del mondo non c'è neanche un taxi, neanche Uber. Cioè, pensate a questa cosa qui, che noi siamo ancorati sempre a dei modelli che sono frutti evolutivi, esatto, mentre invece c'è la rivoluzione, cioè quello che cambia il modello. Cioè, fino ad oggi c'erano i sogni e c'era la realtà. La notte si sognava e la mattina dopo si tornava alla realtà. Adesso, la mattina dopo, si analizza il sogno e si cerca di realizzarlo. Esatto. Non c'è più questa separazione. È una cosa che vorrei rimarcare, quello che ha detto Giampaolo prima, che è una cosa su cui io insisto molto, cioè che oggi ci sono sul mondo dell'automobile, o comunque sui veicoli, diciamo così, ci sono queste due linee che stanno divergendo a una velocità pazzesca. La mobilità, cioè devo andare dal punto A al punto B, e lo devo fare nella maniera più efficiente, meno rompiscatole, meno più ecosostenibile, tutto quello che volete voi. Il gioco. E dall'altra parte c'è il piacere. Ecco, alla fine le case automobilistiche sta cercando di tenere insieme queste due robe qui, ma non si potrà vedere una Ferrari che si guida da sola. È in antitesi. Allora cosa me la compro qua? Esatto, perché devo comprarmi una Ferrari per andare da sola, no? E invece tu devi noi stiamo usando la tecnica opposta, abbiamo fatto la dall'ara stradale, che è l'opposto di questo mondo qua, cioè non c'ha nessun controllo elettronico a parte quelli che di sicurezza, ed è il puro piacere di guidare. Devo dire che quando ne parlavamo con Giampaolo Dallara all'inizio di questa macchina, io che sono uno che correva in moto ai miei tempi,
ho riscoperto quel piacere lì, il piacere di andare a fare un giro. E io metto la macchina in garage, poi dopo mezz'ora ritorno là, mia moglie dice: dove vai? Non lo so, vado a fare un giro. Okay, non ha nessuna importanza. Ecco, il fatto del non lo so, vado a fare un giro, non ci succede più in una macchina normale. No, cioè, io la mia macchina devo andare da qualche parte, anzi vado lì, dico quanti minuti ci metto. Ho l'angoscia di parcheggiarla. E sì, gente che la parcheggia non la muove più perché ha trovato un parcheggio. Bravo. E guardate che i modelli di business oggi stanno rivoluzionando questo modello qua. Lo stanno rivoluzionando. Perché non sarà sufficiente il cambiamento dell'automobile. No. Perché stiamo parlando di mobilità. Ma anche perché, scusatemi, l'automobile nei suoi 100 anni e più di vita ha cambiato il mondo intorno a lei. Esatto, esatto. E quindi questo succederà di nuovo. Esatto. E cosa succederà? Già vedete che ci sono delle prime città, tipo Milano, Napoli, che sono città su due piani. Se voi andate in piazza Gaia Aulenti a Milano, c'è la piazza sopra dove si vive, eccetera, non c'è neanche una macchina. Le macchine sono tutte sotto, che si muovono. Ci sono i parcheggi, ci sono le macchine, eccetera. A sto punto tu avrai la tua app, ti chiami qualcuno che ti porta, scendi giù di un piano, ti porta di là e ritorni su e vivi. Ma voi pensate a un fatto, dal punto di vista efficienza. Voi guidate tutti, penso, una macchina mediamente da 1600 kg per portare in giro 80 kg. Noi siamo circa 30 centimetri quadrati di occupazione di spazio e tu usi una macchina che te ne occupa almeno 10 di metri quadrati. Con l'elettrico ci possiamo portare in giro anche 500-600 kg di batteria, peraltro. Bravo. E poi la devi pure parcheggiare. Noi siamo tutti qui a parlare, le macchine sono ferme e noi sarà efficienza 4-5% di una macchina oggi. Quindi se voi lo pensate dal punto di vista modello, è assolutamente la roba più inefficiente che possa esistere. Però allora a sto punto diventerà sempre più importante il piacere, è quello che diceva anche prima Forghieri, lasciateci correre in 22 qui che... Ci saranno delle macchine più settoriali, da dire. Sicuramente. Delle macchine che mi danno il solo gusto di guidare. Tipo la prendo, vado a Varano, qua la prendo, la compro, vado a Varano, mi sfogo, esco e vado e ritorno a casa. Ecco, c'è già adesso questo tipo di modello, in particolare negli Stati Uniti, dove va sempre forte su quelle robe lì. Pensate che negli Stati Uniti oggi più del 50% delle auto sono non di proprietà, solo il 25% dei ragazzi in età da patente prende la patente. Mettete insieme tutte queste cose e hanno fatto dei siti dove tu paghi $600 al mese e poi scegli la macchina in funzione, dici: allora questo weekend voglio andare a sciare, un SUV da venerdì eccetera, me lo fai trovare là e vado su col SUV. Dice: del weekend dopo vado al mare, vorrei una decapotabile rossa per andare al mare, ti faccio trovare la decapotabile. Il prodotto non diventa più differenziale, ma diventa differenziale il servizio. Poi ci saranno invece le auto da piacere, quindi quelle auto che ho detto prima, la proprietà non conta. Non ti serve possedere. Tu vuoi un servizio quando ti serve. Invece quella del piacere, devo possederla, deve essere la mia, deve essere super customizzata. Quindi noi sulla Dalla Stradale ne abbiamo fatta una uguale all'altra, ma c'è stato addirittura un cliente, questo che la devo dire perché mi ha lasciato ancora adesso, mi ha detto: ascolta, io vorrei la mia macchina che ci fosse un optional che c'ho solo io. Ho detto: va bene. Che optional vuoi? Non lo so, fa te. Cioè, lui, la cosa importante è che io gli firmassi una lettera che quella roba lì ce l'ha solo lui. Esatto, perché c'è lo status, c'è il piacere di guidare, c'è il fatto di sentire una roba che è costruita da te, cioè che c'è dentro un pezzo tuo. Poi ci ho messo una targhetina col nome del figlio, quella è l'optional. D'altra parte esiste McLuhan e la sposa meccanica, voglio dire, quindi esatto. Torniamo alla sposa meccanica. Torniamo un pochino in pista però, un attimino. Parliamo di evoluzione che lascia spazio alla rivoluzione. Tu hai vissuto in pieno la rivoluzione dell'effetto suolo, del cambio di approccio al tema aerodinamico. Come l'hai vissuta? Ma io
considerando, si è resi conto subito di cosa stava succedendo, più o meno sì, però non ci siamo resi conto dell'entità del fenomeno, cioè dove saremmo arrivati, che deportanza avremmo potuto raggiungere, cose anche che sono esclusivamente pericolose, perché quando tu hai delle, esatto, quando tu raggiungi delle deportanze di qualche migliaio di chili, basta un nulla che si annullano. Se si annullano, la macchina diventa un oggetto che vola, o quasi. Sì, insomma, quasi. Ed è successo spesso, anche a grandi, la Mercedes in particolare. Volava perché non aveva considerato. Però lo avete capito subito qual era il principio di funzionamento, perché ricordo che poi la Lotus lo ha tirato fuori, ma poi altri non avevano neanche ben capito, qualcuno sigillava il fondo addirittura, che era il contrario, no? Voglio dire. Diciamo che la maggior parte di noi aveva capito come funzionava la cosa. È ovvio che c'erano sempre degli individui che facevano quello che hai detto tu, che sigillavano, ma questo è normale, perché tu di un oggetto cerchi di impossessarti di tutto, anche degli estremi, e sono gli estremi quelli che ti fregano, che ti fregano. Senti, tu parlavi del cambio, abbiamo parlato prima del cambio trasversale, Giampaolo ha parlato del cambio trasversale, diciamo che era un po' una soluzione che veniva costretta anche dal 12 cilindri, che era molto molto ingombrante in lunghezza evidentemente, ma tu con questo motore avevi una vicinanza, perché l'avevi già fatto in realtà, quantomeno proposto, ma non per un'automobile. Sì, doveva essere per un aeroplano, uno di quegli aeroplani inserito nell'ala. Erano quegli aeroplani che erano indirizzati alla clientela privata, e clientela abbastanza munita di soldi ovviamente, e quindi noi gli cercavamo di dargli quanto di meglio eravamo capaci di fare. Quella cosa lì per noi era una cosa d'avanguardia. E secondo te il boxer a quel punto faceva la, il boxer, il motore a V di 180 gradi aveva degli effetti positivi, a parte che li ha avuti perché ha vinto le gare, voglio dire, i suoi vantaggi c'erano. Mi piace il boxer che ha tirato fuori. Vabbè. Il boxer l'hanno tirato fuori adesso. Beh, c'è qualcuno che ha detto la Formula 1 del potrebbe essere col motore a due tempi, boxer a cilindri contrapposti. Quindi è una cosa semplice anche quella. Voglio dire. No, ci hai detto una cosa giusta prima. A parte la questione del boxer che ci è servita per divertirci. Vabbè. Però effettivamente era molto innovativo, quattro supporti di carico. Sì, 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 ma tra le altre cose era un motore che all'inizio ci preoccupava, perché aveva un equilibrio, come si può dire, di deformazione dinamica, cioè stava in piedi perché girava, diciamo così. Più o meno, e abbiamo ottenuto dei risultati incredibili, perché quattro supporti, poi erano anche stretti tra le altre cose, se ricordo bene. Forse le estremità fossero a rulli, no? Sì, primo e l'ultimo. Primo e l'ultimo. Perché la questione era che si potevano montare senza problemi, certo, perché li infilavi. Quelli intermedi ci siamo subito posti il problema di volere i rulli anche lì. E in un certo qual modo ci siamo anche riusciti, però a prezzo di complicazioni incredibili, per cui ci abbiamo rinunciato praticamente subito. Poi arriva il vuoto Cosworth, che tu vi ha fatto rivedere anche tutta un'altra serie di soluzioni, come ad esempio la lubrificazione, basata non più sulla quantità di olio, ma sulla velocità con la quale l'olio circola. Io trovo che il Cosworth è stato un motore super moderno, perché praticamente ha sviluppato tutti gli aspetti tecnici di un motore. Quello che ha sviluppato nel modo migliore è stato proprio la lubrificazione dinamica che c'era all'interno, cioè non è facile lubrificare. Non è stato bene di far funzionare un motore senza coppa dell'olio stando sotto per vedere il movimento dell'olio. Con qualcosa sulla faccia, però. Sì, qualcosa sulla faccia. Io il povero Bussi.
Comunque abbiamo capito molto, quella volta, perché abbiamo visto che l'olio girava con l'albero gomito, abbiamo detto, ma guarda, se lo porta dietro, se lo porta dietro. Ad ogni buon conto, voglio dire, volevo solo sottolineare una cosa, le soluzioni d'avanguardia sono sempre conseguenze a degli errori, sono gli errori che ti permettono di sviluppare le cose più d'avanguardia. Giampaolo, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo sottolineare anche la grande creatività di Mauro della Ferrari in genere, perché in Ferrari avevano fatto anche un bicilindrico, no? Io non l'ho visto, ma mi ha detto che c'era anche 2,5 litri. Della la grande creatività dal punto di vista motoristico. Arriva la Cosworth, fa un motore magnifico, un 8 cilindri, però per 12 anni è rimasto quello, un'evoluzione di quello. Alla Ferrari facevano il 4, il 6, l'8, il 12 e via da W di tutti i colori, compresa anche i diversi tipi di sovralimentazione. Insomma, era veramente l'area dove si scatenavano di più in Ferrari. Insomma, era caratteristica. Tutti i grandi, in genere, i grandi costruttori inglesi non hanno mai fatto un motore, quando l'hanno fatto male. Invece avuto una tradizione motoristica, mai. In Ferrari c'è stata proprio questa continua evoluzione che poi hanno trasferito pari pari anche sulle vetture stradali. Anche nelle vetture stradali c'è stato di tutto e di più, ogni tipo, e quindi è anche caratteristico quello. Insomma, Mauro ha progettato molte automobili, ma forse ha progettato più motori che automobili. Scusa, non ho capito. Hai progettato più motori che automobili? Ma direi quasi lo stesso numero, perché normalmente c'era un motore perché c'era una macchina. Non è che facevi una macchina e andavi a prendere il motore da un'altra parte, non si sarebbe mai trovato un motore adatto. Quindi tu dovevi concepire insieme le cose, almeno secondo il mio punto di vista. Un motore nasceva in funzione di una macchina e viceversa. Non è che trovavi sul mercato dei motori che potessero andare bene l'idea di macchina che avevi. Poi c'era il concetto dell'identità, che era fondamentale, quindi... Claudio, volevi dire qualcosa? Sì, io voglio ricordare un anno emblematico per l'attività di Mauro Forghieri, che è il 1964. Allora, io ero studente di ingegneria ed ero a Monza, ero tifoso della Ferrari, ero a Monza e ovviamente invidiavo la posizione del giovane, allora, ingegnere Forghieri. Allora, perché ricordo il 64? E mi rifaccio a quanto diceva Giampaolo Dallara. Nel 64 la Ferrari ha vinto il mondiale con John Surtees, sì. No? E ha corso con tre motori. Grazie a Lorenzo Bandini. Grazie a Lorenzo Bandini, sicuro. È un anno che mi è rimasto impresso. C'era 12. Il 6, l'8 e il 12, con tre motori nello stesso anno. A Monza, quando ha vinto John Surtees, John Surtees correva con 6 cilindri e Lorenzo Bandini, che è arrivato terzo, con 8 cilindri. E fra parentesi, per dire, in quel momento io ero tifoso, no? Inizio, griglia di partenza e partono e brucia la frizione Graham Hill, che era il competitor per vincere il mondiale, e c'è stato un ululato anche da parte mia, da tutti, perché ha bruciato la frizione e è rimasto piantato lì, no? Piantato. Comincia il Gran Premio e davanti c'è Jim Clark, va in testa Jim Clark, il quale dopo un certo numero di giri sul rettilineo brucia il motore, fa fuori il motore, altro urlo, in testa John Surtees, che vince John Surtees, e terzo Lorenzo Bandini. Quello è stato l'anno, e poi a un certo punto dell'anno ha debuttato, se ricordo bene, con Bandini in 12 cilindri. Quindi guardate le diversità da adesso. In Messico. No? Messico. Che siamo riusciti a risolvere il problema in Messico, perché abbiamo messo dei tubi di gomma, perché il motore non andava. Il motore non andava bene con la soluzione delle trombette corte, perché eravamo in altura e c'era poca densità. Quindi quelli che erano
i fenomeni di sovraccarica che c'erano a livello del mare non c'erano più. Quindi noi eravamo dei geni, lo sai, intelligenti. Allora abbiamo detto, allunghiamo i condotti, solo che non c'avevamo niente. Allora siamo andati a distruggere un impianto idraulico rubando tutti i tubi di gomma che ci sono serviti per aumentare enormemente, anche oltre misura, la lunghezza dei condotti, per ottenere comunque un po' di sovraccarica, perché avevamo aumentato la quantità, pur essendo una cosa con una densità bassa, però ne avevamo aumentato il volume in modo che potevamo avere lo stesso un pochino per l'inerzia di carica. Versione con addirittura differenziati le trombette, sì, mi pare. Perché, ma infatti tu sai che quando le trombette sono lunghe uguali, in questo i giapponesi sono molto bravi, più bravi, esatto. E le trombette sono tutte lunghe uguali, si danno fastidio, perché i fenomeni, esatto, i fenomeni di risonanza si espandono lateralmente, quindi vanno a dare fastidio alle trombette vicine. È per quello che tu hai visto dei motori, e i giapponesi come tutto stato, dove ci sono le trombette che sembrano, non so, un frutto di giardino, di lunghezze diverse, una voltata di qua, una voltata di là, perché evitavano i fenomeni negativi di risonanze parallele. Sono molto evidenti nelle vetture Can-Am, se ti ricordi. La cultura, cosa vuol dire? Certo. Sì. Ma ricorda un po', lei ha accennato nel 64 come ha fatto a vincere poi John Surtees con l'aiuto di Bandini. Sarebbe bene lo ricordassi tu, perché così ci metti dentro anche le cose che io non direi. Dai. Le cattiverie, dai su. Bello, è interessante perché dall'esterno il tifoso è no, a meno condizionamento. Insomma, c'è non stato la verità vi sta dall'esterno, cioè, tutto. Il Gran Premio del Messico era Gran Premio del Messico con la gente, Lorenzo, che stava sul bordo della pista, sì, per la sicurezza doveva vincere il mondiale, doveva vincere Surtees e ritirarsi un altro pilota per essere sicuri. Ma guarda, è successo caso che all'altro pilota gli abbiamo piegato gli scarichi. Guarda caso, c'è stato un caso. Capita delle volte che tu allunghi la frenata involontariamente, se quello lì rompi coglioni si trovava lì, scusate la parola scurrile che ho usato, ma era per far capire che quello non doveva essere lì. Allora gli abbiamo piegato le prolunghe. Ha vinto Surtees. Allora, quello che abbiamo visto dall'esterno era esattamente quello che è stato fatto. Si restituisce tutto. Più o meno vai avanti, arrivi, che ti fanno pagare quello che tu hai fatto pagare agli altri. Ma Niki per me, cioè, dovessi ancora scegliere un pilota oggi, sceglierei Lauda, perché prima di tutto era un pilota estremamente, come si può dire, rispettoso di se stesso, cioè aveva un rispetto di se stesso enorme, però era anche un uomo di squadra, perché di fianco a lui si creavano un insieme di piloti che formavano un team incredibile. Lui era, come si può dire, il cemento ideale per creare intorno a sé una squadra di... Quando il compagno era molto diverso da lui, come lei, ragazzoni. Per l'amor di Dio, lui, cioè, non c'erano problemi, cioè, aveva un livello tale per cui anche piloti completamente diversi, tu ne hai nominato uno, Clay, professionalmente parlando, non era molto corretto. Anche perché 5 minuti prima della partenza di un Gran Premio
se gli capitava di poter mangiare un gelato, se lo mangiava. Parlo di altre cose oltre al gelato. Però insomma, ma io lo posso capire. Perché, ragazzi, me la faccio cattare la roba Alexe. Non è, quindi lui insomma viveva la sua vita. Giampaolo, tutte le domeniche o quasi ci sono 300 dall'ARA che corrono per il mondo. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire gestire un parco auto di questo genere? Passando per categorie totalmente diverse le une dalle altre. Abbiamo Indy, ma poi abbiamo... Ma innanzitutto che col tempo capisci che quello che non può mai capitare è che uno non può correre perché non ci sono i ricambi. Vabbè, logistica. Per prima cosa. No, sembra una cosa banale, ma quando ce ne sono tanti, poi organizzarla con la consapevolezza che quando tutti i ricambi che fai, quando una serie finisce, hanno valore vicino allo zero, perché comunque per mantenere gli amatori ci sono dei ricambi che hanno le squadre, e nello stesso tempo proprio non esiste, insomma, non può capitare che uno non corre perché non ci sono ricambi. Secondo, che devi anche fare delle vetture che durino, perché sai che comunque c'è il Formula 3, corrono ancora quelle del 1990 tranquillamente in campionati di Serie B, di Serie C, e comunque devono correre in sicurezza. E poi devi anche essere molto trasparente con le informazioni, devi trattarli tutti allo stesso modo, insomma è una cosa, ecco, il servizio diventa molto importante, l'assistenza, devi capire che comunque anche quello che fai il campionato sloveno di salita merita lo stesso rispetto di chi ti fa l'europeo. E quindi, impari anche non solo a fare le vetture che vadano bene, impari non solo a farle sicure, ma lì conta molto anche la federazione, ha fatto dei passi da gigante. Quando, se ti ricordi Mauro, quando abbiamo cominciato a lavorare, nessuno di noi pensava alle sicurezze. Appena l'anno prima di quando noi siamo arrivati, c'erano tutte le macchine fatte a Modena che avevano il serbatoio della benzina dietro, e non era un serbatoio di sicurezza in gomma in un contenitore, no, erano chiodate da quei magnifici artigiani che avevano inventato che la guarnizione migliore era una sottile lama di piombo che si schiacciava e rimaneva un briciolino elastico. Quindi c'erano questi magnifici costruttori dei telai, dei serbatoi, che poi li avevano messi anche di fianco. Poi l'estrema è stata quelli della Lancia, che è costruita appena prima che noi arrivassimo in Ferrari, che per ragioni aerodinamiche erano sui lati, ma proprio fra le due ruote. Quindi in caso di incidente, ancora adesso le vetture hanno di fianco le strutture di assorbimento d'urto. Quello lì era ancora prima della struttura di assorbimento d'urto. Lì l'incendio era garantito, perché non c'era nessuna forma, non c'era l'estintore. L'abbiamo tutti subita, Mauro, non ci siamo... Quando è stato imposto roll bar, il primo che hanno fatto, ci vuole roll bar. C'era un tubo, non c'era neanche il controvento. No, era poco più che per bellezza. La sicurezza allora non c'era. Non c'era, e... ma nella prima... Non ci segnavano che doveva essere. La mia prima vettura, Fiat 500, aveva il serbatoio della benzina davanti. E allora ma questa qui è durata anche fino al verso il 1900, vicino al 1970, la Miura che è giù, c'è il serbatoio della benzina davanti, non solo, lì è stato veramente, con la batteria sotto, ovviamente la batteria sotto, però il proprio, io credo che giù sulla Miura che vedete giù c'è proprio il modo di pensare allora. Dietro ci sono delle altre vetture, la Beta Monte Carlo, l'X9 che abbiamo fatto, che avevano serbatoio davanti, e c'era il cofano con due bei fori per il riempimento della benzina. Miura, vettura nella quale curi anche l'estetica, vuoi fare un serbatoio, un buco nel serbatoio? No. Allora, dal momento che c'era la griglia di uscita dell'aria dai radiatori davanti all'asse ruota,
La magata qual è stata? Fai una bella prolunga del boccatone di riempimento e lo porti a 60 centimetri di insicurezza in più, gratis. Quella lì, noi... Sì, sì. Ecco, però lì, te lo ricorderai, quando è venuto fuori dagli Stati Uniti quel Ralph Nader che ha cominciato a dire che le vetture sono pericolose, lo odiavamo, insicuri ad ogni velocità. Però aveva ragione lui. Ma lì è nata anche la dinamica del veicolo che non c'era all'epoca. Lì è nata da quel gruppo lì e nello stesso tempo, però cosa è successo? Però se ti ricordi c'era Chiti che ci insegnava anche il von Eberan, quel gruppo là che in un altro modo cominciava già a studiarla, però l'hanno sviluppata molto negli Stati Uniti. Chiti poi è andato avanti con la benzina solida, se ti ricordi. No, questo no, questa sì. È nuova magari. Sì, aveva fatto una sorta di benzina ad altissima densità che poi con la temperatura passando in un termo dispositivo ridiventava liquida, che teoricamente in caso di incidente non sarebbe potuta esplodere. Non ha mai funzionato. No, aveva fatto anche dei serbatoi con dei tubetti con dei tubetti di acqua dentro. Sì. No, per dimostrare che no. Comunque quello che c'è stato di positivo è che il mondo dell'automobile l'ha capita in fretta, che aveva ragione Nader, e non c'è mai stata nessuna resistenza all'approvazione di norme più rigorose, anche se ti costava, anche se passare omologare le macchine, prima l'omologazione delle macchine non c'erano, ti misuravano soltanto la capacità del motore e il peso minimo. Adesso no, adesso è una cosa seria, però non c'è nessuno che regisse, anzi capita così per tutti, proprio arrivo a dire, non solo se hai qualche idea per farle più sicure, quante una parte importante viene anche dai costruttori delle vetture, se facciamo così probabilmente siamo meno pericolosi. Quindi è migliorata molto molto, compresa quella del pubblico, perché se andate a vedere com'erano le gare una volta, quando il guardrail non c'era, poi i primi che hanno fatto l'hanno fatti anche quelli non a doppia quelli bassi, sotto, e purtroppo sono successe delle cose. Proprio allora la sicurezza non c'era. C'era il povero Bacciagalupi che diceva forse se noi mettessimo degli erpici con le punte fuori andrebbero più piani in curva, perché avrebbero anche paura. Effettivamente il limite era quello lì, i piloti, anche le vetture uscivano meno di strada, perché se uscivi di strada allora ti facevi male davvero. Oggi uno degli elementi tutto sommato non positivi della Formula 1 è il fatto che non si paga l'uscita, che non deve essere pagato con la morte, ma nel senso che i contratti televisivi prevedono che le macchine devono rimanere in pista per fare spettacolo, per cui oggi sbagliare vuol dire perdere 2 secondi. Questo anche durante le prove fa molto la differenza, perché un conto è raggiungere il limite per eccesso, un conto è raggiungerlo per difetto, quindi qui adesso è relativamente facile, si va per difetto, per eccesso, io ci provo e poi vediamo cosa succede. Quindi questo effettivamente può essere parzialmente negativo. Detto questo, la sicurezza, che poi nel caso della Dallara è quasi una sicurezza sociale, perché quando uno fa 300 automobili per diversi schemi è una priorità totale e assoluta, ancora di più che per un costruttore convenzionale. Sicurezza poca, dicevamo, però tutto sommato, anche se è brutto da dire, ma un po' la Formula 1, il sogno della Formula 1, il tema della Formula 1, l'aspetto della... noi lo abbiamo anche ereditato da questi rischi. Cioè quando Piquet diceva, io quando sono al via mi guardo intorno e so che uno o due di quelli che sono intorno a me hanno buone probabilità di... me compreso, di non arrivare fino in fondo. Quindi voglio dire, la Formula 1 vive ancora di questa Formula 1 del rischio, no? Un po' come agli acrobati prima della rete, voglio dire. È forse brutto a dirlo, ma sicuramente gran parte del fascino di questa Formula 1 e anche il pericolo che comunque purtroppo evita la sicurezza,
come sapete molto meglio di me, è un asintoto, non si raggiunge mai il 100%, non solo, ma mano a mano che diventano sicure, fare un passo avanti nella sicurezza è sempre più costoso, complesso e difficile. Io ricordo una cosa, scusami, molto particolare, un Gran Premio del Messico dove il pubblico aveva invaso le piste, cioè si erano seduti tutti, ti ricordi? Sul bordo, della pista di corsa. E noi che eravamo europei, oppure venivamo dal nord, abbiamo detto ma c'è insicurezza dappertutto, non possiamo correre. E allora i responsabili della pista ci hanno detto avete ragione, sapete cosa facciamo? Lo andate a dire voi a loro. Però provate. Se vi succede qualcosa noi non abbiamo responsabilità. Ricordiamoci la targa Florio, con i morti che venivano portati via prima che qualcuno se ne accorgesse. Mi ricordo che mi diceva Andrea De Adamis, che è qua vicino a noi, che con una 33 aveva visto il passaggio prima, c'era tutta la gente seduta all'interno del muretto, seduti con le gambe penzoloni. E lui a un certo punto in quella curva è uscito proprio di piatto e ha preso in pieno questi, lui è andato avanti, la volta dopo che è passato non c'erano più, e quando è andato a dire ma sapete niente dell'incidente che ho avuto, non è successo niente. Quindi questi qua che avevano le gambe giù tranciate, era un mondo fatto così, era l'epoca fatta così, questa evidentemente non è un'epoca. 70 anni di Formula 1, tu praticamente se non li hai vissuti tutti non ci sei andato lontanissimo, ma che cosa ti rimane di questo? Beh, è stata un'esperienza incredibile, tu hai cominciato giovanissimo. Molto, molto, troppo giovane. Guarda che spiccava nei box, io mi ricordo che all'epoca nel 66 è stato il primo Gran Premio, mi ero fatto prestare una macchina fotografica, studiavo e c'era la Brabham all'epoca, sì, che vinceva fra l'altro, era una bella macchina con un motore derivato da un pick up fra l'altro, ma comunque non era un granché, ma andava, e mi ricordo che passeggiando sui box, perché all'epoca bastava una macchina fotografica per avere un pass, si andava, era una meraviglia, e pigliando coraggio gli ho detto ah sai ingegnere, ho detto questo mi manderà a stendere, perché ho visto che sulla Brabham hanno gomme molto morbide, allora lui mi ha spiegato, eccetera. Cioè, sono cose che io non lo so, non la dimenticherò mai per tutta la vita. Ecco, pensate oggi, vedere Ron Dennis che cambiava le candele alla Cooper Maserati di Ligier. La Cooper Maserati aveva 12 cilindri con 3 candele per cilindro. Aveva una scatola enorme di candele, si metteva lì a mettere le candele. 36 candele. Altri modi. Un po' di malinconia ce la dovete concedere. Bene, io non so se cosa dobbiamo dire. Auguri ingegner Forgheri, auguri alla Formula 1. Hanno sentito. Io volevo mettere, ho una cravatta del, ma poi non l'ho fatto, una cravatta del circolo della Biella, con tutte le bielle. Volevo portarla, speriamo che queste bielle abbiano ancora un senso nel nostro futuro, perché sono legato alla Formula 1 che ha bielle e pistoni. Poi, ingegner Dallara è il costruttore della Formula E, nella Formula E io vedo che ormai sono presenti praticamente tutti i costruttori mondiali, cinesi compresi. Un domani forse dovremo togliere queste bielle e mettere dei rotori e degli statori, ma verrà una bella cravatta lo stesso. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, grazie a Mauro Forghieri, grazie a Giampaolo Dallara, ingegner Premoli e Claudio Lombardi. Allora, adesso diamo spazio alle vostre domande, prima di andare a pranzo, perciò l'ingegner Lombardi, Mauro Forghieri ovviamente, ingegner Dallara e ingegner Pontremoli
sono gentilmente a vostra completa disposizione. Certo. Io voglio fare un intervento che è a metà strada fra il fan, il tifoso e l'ingegnere, visto che ho fatto il fornitore per un bel po' di anni di software di simulazione, quindi poi dopo arriveremo al punto. La prima cosa è la parte da tifoso. Io sono nato a Caracas, da mio padre che ha fatto l'emigrante giù di là, e da bambino quello che mi ha colpito, perché poi è sempre così, no? 8-10 anni la passione ti nasce da questa cosa qua, mi hanno colpito due copertine. Una, Jim Clark vince le 500 miglia di Indianapolis, e l'altra, Jim Clark vince per la prima volta col Cosworth a Zandvoort nel 67. In quegli anni lì, un giorno a un semaforo di Caracas, una domenica, ci fermiamo con la nostra macchina e di fianco a noi è arrivata una roba assolutamente incredibile che non avevamo mai visto prima. Era una Miura Lamborghini. E alla guida c'era Renio Tolina, che era il Mike Bongiorno del paese, diciamo, un personaggio famosissimo. Fast forward, e non avrei mai pensato che 30 anni dopo, da bambino a 8-9 anni, avrei conosciuto l'ingegnere Dallara, che è quello che aveva progettato la mia Lamborghini. E alcuni anni dopo, nel 72-73, vado a memoria, quando ci siamo trasferiti in Italia, eravamo a Imola per una gara di interserie, e questo l'avevo già detto l'ingegnere, c'era Merzario con la Ferrari 512, che faceva solo quella gara lì del campionato interserie, dove c'erano delle macchine un po' da Can-Am che correvano, no? E Merzario vinse quella gara con la 512. Prima della partenza, per dare l'idea di che cos'è il tifo Ferrari, io sono rimasto sconvolto, perché era la prima volta che andavo a vedere una gara. C'era Forghieri che parlava con Merzario, parlottava prima della partenza, e a un certo punto si è alzato uno di fianco a me e con una voce stentorea ha urlato: Forghieri, sei un dio! È la più grossa bestemmia. Ecco, poi passando invece alla parte ingegneristica, no? Alcuni anni dopo ancora mi sono ritrovato nell'89-90 andare a Maranello, a Faenza, eccetera, a proporre software, il primo software di simulazione per i compositi che hanno incominciato ad usare all'epoca, no? Quindi ho sempre fatto un po' l'innovatore, ho sempre guardato un po' avanti, mi sono sempre stato incuriosito dalle cose che possono succedere. Ma in questi ultimi anni vorrei fare una bella frenata, e cito un caso proprio recente in particolare. Il Boeing 737 Max, che ha avuto due brutti incidenti, sembra che stia venendo fuori che non è solo un problema di software in decollo, per cui i piloti hanno staccato il computer e il computer poi dopo invece li ha fatti andare giù, ma che sia nato un problema aerodinamico di interazione fra i motori e le ali, per cui i progettisti, per ovviare a quella cosa là, hanno usato il software per rendere l'aereo stabile da una instabilità aerodinamica, no? Cosa che esiste nei aerei da caccia, ma in un aereo civile con dei passeggeri non dovrebbe succedere. E questo introduce il discorso dei cicli di vita dei prodotti in generale, anche nella parte automobilistica, in cui vediamo che c'è un sacco di produttori, costruttori anche di fama, anche tedeschi, che ritirano x mila automobili appena dopo il lancio. Cioè c'è questa rincorsa per cui la parte marketing commerciale si impone sulla parte, diciamo, tecnica e di test, e fa uscire dei prodotti che non sono ancora stabili, non sono ancora sicuri. Quindi va bene la tecnologia, va bene tutte queste guardare in avanti, ma forse bisognerebbe anche cominciare a fare una frenata e cercare di rendere i prodotti più concreti, più seri, più stabili, invece di adottare dei cicli di vita di prodotto sempre più corti, che costringono anche i progettisti a avere un ciclo di progettazione troppo breve per testare i prodotti. E questa è la domanda per voi. Chi risponde? Sì, sì, come no. Vai Claudio, ingegnere Lombardi. No, Indubbiamente io ho assistito con estrema sorpresa a questo ridursi del, come si chiama, il time to market delle vetture, dei motori, eccetera. E me lo sono spiegato in vari modi, e adesso ha dato una spiegazione importante l'amministratore delegato della,
della Dallara, questo, i software che aiutano, eccetera, le simulazioni e tutto. E detto questo, credo che il margine, adesso il margine di sicurezza, quello che noi forse prima chiamavamo coefficienti di sicurezza, margini, chiamiamolo margini di sicurezza, in questo caso forse dovuto a queste esigenze di mercato, alla competitività sfrenata, oltre misura, si è ridotto, si è effettivamente ridotto troppo. Forse, e qui vorrei sapere, sicuramente ha molto più competenza l'ingegnere a rispondere di quanto ne abbia io, è adeguato a fronte di questa grande accelerazione possibile con queste nuove tecnologie, è adeguato il time to market, oppure adesso si è ridotto troppo dal punto di vista sicurezza? E soprattutto, più che sicurezza, perché non credo che sia la sicurezza nel senso che intendevamo prima, ma l'affidabilità della vettura. Vabbè, se devo rispondere io, a parte che non ho sufficienti informazioni per rispondere su questo specifico discorso del Boeing, ho letto anch'io sui giornali. Da quello che si capisce, succede anche nelle automobili questo, cioè si cerca di ovviare a dei problemi, diciamo, di disegno della macchina attraverso l'elettronica. Quando poi l'elettronica non funziona, per un qualsiasi problema viene fuori il problema originale. Noi per esempio nella nostra Dallara stradale abbiamo voluto mettere a posto la macchina senza nessun controllo elettronico e poi abbiamo aggiunto i controlli elettronici, allora a questo punto diventano una sicurezza in più. Ma se tu lo metti in sostituzione, allora il problema può venire fuori. È chiaro che la simulazione è sempre una simulazione e quando hai migliaia di parametri, il fatto che tu li abbia considerati tutti non è dato a... Io vedo dei numeri sulle macchine, sulle case automobilistiche che sono impressionanti, cioè, non so, tipo la Golf che devono fare 5.000 prototipi per poter dire che poi vengono distrutti, per poter garantire l'affidabilità di un prodotto, mi sembra già un investimento enorme da quel punto di vista lì. Se voi pensate poi invece che gli aerei li autorizzano a volare senza nessuna prova di affidabilità, perché non c'è, c'è solo simulazione e fino ad oggi è andata bene, probabilmente in quel caso c'è stato qualcosa che, non so, è stato un po' troppo preso dal punto di vista facile, insomma, diciamo così. Riguardo al discorso del time to market, è un discorso che non ci possiamo fare niente. Cioè, quello è, quindi tu ti devi prendere i rischi che la tua etica ti impone. E qui ritorna ancora una volta importante l'etica del business. Cioè, uno può mettere sul mercato un prodotto sapendo di rischiare e un altro non lo fa. E quello non ci puoi fare niente, non ci sarà nessuna regola che te lo impedisce. La Boeing questo lo sta pagando molto molto caro. No, gli americani su quelle cose lì sono inflessibili. Cioè astraendo un po' dal contingente. L'ingegner Giacchi, no? Aerodinamico. E per me bisognerebbe sempre guardare i fatti astraendo dal contingente del momento, perché in mettere sul mercato un oggetto che può avere dei problemi è sempre esistito. In campo aeronautico il caso della Comet, dei Comet penso sia sintomatico. In buona fede non vuol dire, però contemporaneamente è anche aumentata la complessità. Quindi se ora ci sembra normale che tanti anni fa non avessero capito i problemi della fatica, non vedo perché ora si debba avere la presunzione di aver capito tutto. È che i problemi in parallelo sono aumentati
e non sono più solo quelli, e quindi quelli si sono capiti e ne sono nati altri. Cioè, per me, se si astrae un po' e si cerca di immaginare quale sarà la nostra epoca nei libri fra 20 o 30 anni, o anche di più, forse poi non ci appare così diversa da altri momenti, insomma, no? Quindi la malafede ci può sempre essere, o anche semplicemente un salto tecnologico che crea problemi. Il discorso poi del time to market, io penso che una delle strade possibili future, e che per esperienza mia in certi casi uno sta un po' cercando di cavalcare, è superare il concetto di fare un prodotto e poi tagliare il cordone ombelicale con questo prodotto. Quindi la progettazione deve arrivare a un livello tale per cui poi lo dai in mano a chi lo userà, e devi essere proprio ipersicuro perché glielo dai e chiuso. Quello che ora alcuni stanno tentando di fare è mantenere un servizio di service, un contatto continuo di monitoraggio remoto, in modo da anticipare i problemi, che potrebbe essere un po' andare nella direzione giusta. Allora, non dico che sui Boeing, se ci fosse stato un monitoraggio remoto, si sarebbero accorti e avrebbero fatto un tempo a intervenire. Però ecco, in generale c'è questa tendenza a mantenere un contatto poi con l'utente dell'oggetto, in modo da, cioè propriamente è come se quasi lui diventasse parte dello sviluppo, l'ultima fase dello sviluppo lo fa l'utente, ecco. Però in buona fede, ecco, monitorando la cosa, non con aria, diciamo, troppo sparagnina. Come reagì Enzo Ferrari quando venne a sapere del ritorno di Lauda a Monza dopo il grave incidente del 76? È la tecnologia troppo avanzata, è un bottone. Sì, cioè Enzo Ferrari non approvò assolutamente, anche perché capiva che era lui l'uomo che veniva criticato, perché alla fine chi permetteva tutte le cose era Enzo Ferrari, era lui, eh? Sei d'accordo? Cioè, io ero un povero uomo che dicevo sì, ha ragione, facciamo così. Io posso aggiungere una cosa. Quando c'è stato l'incidente, quando c'è stato il fatto del Fusi con Lauda che si ritira sotto la pioggia, io all'epoca lavoravo alla Gazzetta del Popolo, un quotidiano di Torino, e il titolo dei giornali era stato Il coraggio di avere paura. Io che ero giovane, un po' delinquentello, ho fatto un altro titolo, ho fatto La paura di avere coraggio. Vabbè. Due giorni dopo la telefonista del giornale, la centralinista, mi passa una telefonata e mi dice c'è un certo signor Ferrari che vuole parlare con lei. E io, vabbè, parliamo con il signor Ferrari. Il signor Ferrari era Enzo Ferrari. E mi ha detto, io ho letto questo suo titolo, ci terrei a vederla. E sono andato alla Ferrari e da lì poi sono rimasto, devo dire, molto vicino a Enzo Ferrari per tanti anni, e lui era felicissimo di questo titolo, perché per lui Lauda era già fuori al Fusi e lui non avrebbe mai voluto rivederlo indietro. Il carattere lo sa meglio di lui, non credo che fosse facile al perdono, diciamo. Assolutamente, ma credo che lo sappiano. Sì, no. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo fare questa domanda all'ingegner Forghieri, se mi poteva raccontare eventualmente qualche evento a livello professionale e anche a livello umano del pilota Gilles Villeneuve, che in quel periodo ha contribuito, visto che io avevo 14 anni, a creare e ad aumentare la mia passione nello sport motoristico. La seconda domanda riguardava un po' il discorso commerciale produzione. Se è solo per il futuro elettrico, auto elettrico, oppure ci potrebbe essere qualche cosa su nuovi carburanti o altre cose similari per
le macchine tradizionali, tipo l'idrogeno o altre cose. Grazie. Dunque, Villeneuve cosa ha chiesto? Che adesso ho seguito l'altro. Un episodio su Villeneuve, qualcosa, il rapporto professionale umano. Ma io vi racconto l'episodio del motore speciale che Ferrari aveva messo a punto, forse alcuni lo sanno già anche. Cioè, noi eravamo a Zandvoort con Villeneuve, eccetera, e avevamo molti problemi con la detonazione allora, perché eravamo andati molto su con i rapporti di compressione, le benzine erano quello che erano. Mi chiama Enzo Ferrari e mi dice: abbiamo provato un motore eccezionale, 2 cavalli in più. Guarda, è eccezionale, vabbè, adesso metta il mante, lo mando. Non c'erano gli aeroplani, cioè non si usavano. Arrivava un meccanico con la macchina e il motore dietro. Dico: ma comandatore, non riusciamo a provarlo, perché arriva qui che le prove sono finite. Sì. E allora mi disse: tu vai da Gilles e gli spieghi che io ti ho detto che lui lo deve provare, non si preoccupi dei risultati, io vorrei vedere questo motore dopo la corsa, come si è comportato. Un motore eccezionale, ma come attore arriva che le prove sono finite. Senti, allora in dialetto mi ha detto: va ben da lui, vai da lui e digli che te l'ho detto io, che devi usare questo motore rispettando, non mi interessa la vittoria, non mi interessa nulla, deve solo fare la gara per permettermi di avere il motore indietro e verificare come si è comportato. Ma come tentavo di oppormi a una cosa del genere, perché sarebbe arrivato dopo le prove, andare a dire a Gilles Villeneuve sta faccenda, io gliel'avrei detto a comunque. Ma l'ha detto in francese, al capessa bene. Ho detto: come attore l'ho detto in dialatti, in italiani. Però non è molto convinto, digli che io gli chiedo questa cosa. Insomma, gliel'hai detto? Sì. Dopo poco mi chiamavano, notare che allora non c'erano i telefonini, quindi mi chiamavano la direzione di corsa ed era sempre Fecchio Ferrari. Ha capito? Sì, come detto, dovrebbe aver capito, perché mi ha detto lui. Ma Gled spiega a Moody in italiano e in francese, tutto qua. Sì, come attore, guarda, gli ho detto che lei mi ha detto queste cose e io le ho passate a lui. Stia tranquillo che vedrà che quest'uomo. Allora, partenza, mi sembra che fosse in seconda fila, non mi ricordo. Comunque non era in prima fila. Uno, c'è Zandvoort, vi ricordate che c'è un piccolo rettifilo, poi c'è la curva Tarzan, che è leggermente con un angolo, poi c'è un grande cartellone, c'era un grande cartellone stupendo che serviva perché così la gente non andasse di là a vedere, era pericoloso, quindi non ci dovevano andare. E allora io passo le prove, andiamo il giorno dopo, siamo sulla linea di partenza, facciamo quel giro di collaudo che c'era allora. Sia prima che dopo il giro di collaudo dovevo correre alla direzione dove c'era Ferrari. Allora, come se il comportamento, tal detto c'è? Sì, il comandatore mi ha detto di sì, ha capito tutto, anzi, dice che farà di tutto per farla contento. Non è vero, ma dovevo tranquillizzarlo. Ad ogni modo andiamo sulla linea di partenza, mi torno a chiamare Ferrari. Allora, al capiamut, che me a voi che l'ol faga la corsa, che faccia la corsa, fregandosene dei risultati, di tutto, deve fare la cosa tranquillo, io in modo possa vedere il motore, perché un motore eccezionale, se io lo vedo dopo una gara capisco tutto. Anche su questo avrei potuto discutere, però non discutevo mai con Enzo Ferrari, gli davo quasi sempre ragione. Comunque torno ad andare dal pilota, gli parlo in italiano: guarda che il comandatore Enzo Ferrari mi chiamerà adesso, eravamo già dopo il giro di prova di collaudo, mi chiamerà, mi tornerà a dire questa cosa, tu l'hai capito, posso affermare a lui che tu hai capito che lui vuole che tu faccia una corsa senza problematiche perché vuole vedere questo motore come si comporta. Ma oui, tu m'accassi le cui, tu m'ha di tu fuori, di fuori, sa,
ma hai detto 10 volte la stessa cosa, ho capito, non sono un cretino. Posso andarlo a dire come Tor Ferrari? Sì, allora, no, eh. Mi ha detto di dirti di nuovo se tu sei d'accordo. Mi ha fatto stare pronti alla partenza, 1, 2, 3 pronti. Non era neanche in prima fila, terza fila mi sembra, una cosa del genere, mi ricordo vagamente. 1, 2, 3 pronti via, lui è partito ed è uscito dal cartellone della curva d'Anza. Ma non è uscito solo, è andato a finire 100 metri là. E io dopo avrei gradito che lui, invece non tornava al box, girava lontano. Capite che ambiente doveva esserci allora, che rapporti umani c'erano, unici. Comunque... io non so se voi siete d'accordo, ma Gilles non è mai diventato campione del mondo e non sarebbe neanche potuto diventare campione del mondo perché non aveva programmazione. Per lui esisteva la corsa, nient'altro. Quella corsa è solo quella corsa. Per diventare campione del mondo bisogna programmare tutto, prendere anche 2 punti, 1 punto, tutto. No, lui viveva di quello. Quindi se gli andava storto... cioè, io ricordo che la volta che arrivò al box senza la parte posteriore, cioè non c'era più. E lui mi ha detto, mi puoi riparare la macchina? Era tipico suo, capisci? Comunque, quella volta che volò via dalla Tarzan e che non potevamo più vederlo, non veniva, girava lontano. Comunque, però voglio dire una cosa. Non è mai diventato campione del mondo, non ha vinto moltissimi gran premi, però è l'unico che è ricordato. Tutti nel mondo sanno chi è Gilles, tutti quelli che amano l'automobile come noi, ovviamente. Ha lasciato un ricordo di se stesso incancellabile. E chi, lui? Non aveva la mentalità, sì, ma non aveva, cioè lui, per diventare campione del mondo bisogna, almeno per quel po' che ho visto io, bisogna avere, accettare e difendere qualsiasi piccola cosa. Per lui esisteva la gara, non c'era altro, tirava giù la visiera e partiva per quella gara, quindi usciva la prima curva magari, ma era fatto così, non c'era niente. Però io voglio dirvi una cosa, non è diventato campione del mondo, però mentre tutti i campioni del mondo, praticamente i grandi amanti dell'automobile odierni, non se li ricordano neanche, se tu parli di Gilles, sanno tutto, della famiglia, i figli, quello nuovo che adesso, il suo figlio che oggi va per la maggiore, si spiega che aveva saputo interpretare il ruolo che la gente voleva da lui, almeno io penso così. E ieri era il suo compleanno. Io voglio dire però, insomma, io avrei preferito un uomo diverso, sono onesto, perché per me era fonte di problemi continui, umani, tecnici, di tutti i tipi. Poi giornalisticamente era stato cavalcato con Marcello Sabatini, e la febbre Villeneuve era finito, era diventato mito. Tu vai in paesi dove non ci sono gare, e dove probabilmente non conoscono i campioni del mondo, sanno, sì, magari qualcuno, di Gilles sanno tutto, dove era nato, nelle case dove c'erano 4 metri di neve, quindi in case sostenute da dei pali di lunghe 4 metri, che era corso con le slitte. Faceva drift impegnando di notte gli autobus dal, esatto, gli autobus da, sapevano dal tutti. Deposito, per cui insomma bagnavano per terra, rubavano anche un camion dei pompieri, bagnavano per terra nel piazzale, poi con gli autobus rubati al si facevano il drifting. Vai. Allora, buongiorno, un'informazione all'ingegner Forghieri. Io che amo Villeneuve a primo posto, dopo 40 anni la vedo la prima volta, domanda gli ultimi minuti di Zolder, solo se possibile naturalmente. Dunque, grazie. Quando è morto? Sì.
cioè lui, Pironi aveva fatto il miglior tempo e lui non avrebbe accettato, non voleva accettare. Sì, veniva da Imola, eh? Sì, e dopo Imola, poi Amazonas, no? Dove c'era, prima erano grandi amici, adesso non lo erano più. Perché a Imola, Gilles, che avrebbe dovuto vincere, lui dice: mi hanno derubato di una cosa che era mia. Non aveva neanche troppe torti, perché nelle squadre lei sa che le cose come devono capitare si digeriscono già, cioè si dice lui la prossima volta deve vincere lui, quest'altra se possiamo deve vincere lui, eccetera. Comunque Pironi non accettò, cioè non accettò, insomma, si comportò male, perché non ebbe neanche da combattere contro un Villeneuve convinto, pardon. Ma Villeneuve era sicuro che lui doveva vincere, quindi non ha neanche lottato contro Pironi. Pironi gli ha passato e ha vinto. Quindi puoi immaginare tutto quello che è successo. Basta guardare la foto della premiazione, si vede come l'aveva accettata Villeneuve la cosa. Ed è da lì che è nata tutta la cosa per cui poi ha trovato la morte a Zolder. Devo dire per una distrazione, perché quando ha urtato Mas sulla ruota dietro, stava ritornando al box e non era riuscito a battere il tempo di Pironi, si è distratto. Come? In quel momento? No. Per niente. Aveva davanti quello là che lo aveva tradito, diciamo così. Poi i piloti da quel punto di vista lì sono estremamente seri. Non accettano che una cosa che è stata definita in un certo modo la possano cambiare gli altri senza che ci sia un accordo di tutti. E fu quello il caso. Perché lui l'ha detto, erano molto amici, questo è stato il problema. Amicissimi. E anche perché Villeneuve era piuttosto cupo come personaggio, non era molto aperto. Io ricordo i pranzi alla Ferrari, la testa nel piatto, mentre Pironi aveva un carattere molto più appassionato di astronomia, un sacco di interessi. Però c'era stato questo legame, lui ci si era affezionato moltissimo, quindi non l'ha sopportata questa cosa. Cioè, Villeneuve si era affezionato proprio per come era Pironi. Per come era, perché era suo contrario. Suo contrario. Vivace, divertente, venivano in macchina, facevano le corse, li fermavano con le bare chiodate. Erano, e quindi la vista è intanto intollerabile per lui. Anche perché lui non ne aveva amici, non è che avesse gente intorno. Ma non era facilmente. No, assolutamente. Anche per non sì, ma Lauda era un personaggio molto più robusto psicologicamente. Era molto più robusto, direi. Lauda psicologicamente non era certo Villeneuve. Perché lì l'accordo era di... Sì, era, anzi l'ha preso in giro. Villeneuve certo. Era una forza della natura innocente. Sì, innocente, era l'innocenza, esattamente, era l'innocenza. Sì, dai. Com'era Senna dal punto di vista umano e come pilota? E la seconda invece, cosa ne pensa lei dei piloti di oggi rispetto a quelli di 30, 40, 50 anni fa? Allora, la prima domanda riguardava Senna. Sì. Senna è stato un puro. Non so se capisco, se la parola puro ti dice tutto. Pardon. Io sono meno puro di lui perché non riesco neanche a tenere il microfono. Senna è stato, assieme a Jim Clark, sono stati i due grandi piloti moderni. Non ne vedo degli altri. Tutti e due avevano delle qualità che li proiettavano al di sopra di tutti gli altri. E ho messo assieme a Senna Jim Clark, perché Jim Clark ha rappresentato un pilota estremamente particolare, perché
si è donato alla Lotus, cioè lui ha corso sempre però e si è immolato alla Lotus, perché lui sapeva che la Lotus era una macchina fragile, perché di incidenti con la Lotus ne ha fatti tanti. Purtroppo ha fatto tanto anche quello per cui è morto, Formula 2. La quale Formula 2 probabilmente era anche molto meno curata della Formula 1, perché era una macchina meno interessante. Io penso, ma questo mi è stato suggerito da persone che ne sanno di più di me, perché hanno indagato sulla cosa, era una macchina destinata a rompersi. Purtroppo si è rotto in un modo per cui lui ci ha rimesso la vita. Ma a livello di metodo di lavoro, facendo un paragone con piloti preparati professionalmente come Lauda, ad esempio, io so di un test fatto... Fa come me, tenga il microfono. Proviamo, si sente? Bene, grazie, scusate. A livello di metodo di lavoro, comparando Senna con un pilota che aveva conoscenza e feedback tecnico come Lauda, io so che lei ci ha lavorato ai tempi del motore Lamborghini, che doveva essere montato sulla McLaren, almeno c'erano stati dei contatti. Durante le prove, facendo un paragone indicativo rispetto al metodo di Lauda, il feedback che dava Lauda, che era estremamente tecnico, com'era Senna? Senna è un pilota estremamente al di fuori degli standard che noi comprendiamo. Era uno che credeva profondamente, aveva una fede incredibile. Aveva una componente mistica. Sì. E quindi è difficile capire quali erano esattamente i suoi modi di affrontare gli avvenimenti. Perché lui aveva una fiducia nella propria fede, per cui non riteneva che qualsiasi cosa gli potesse succedere, non sarebbe stato giusto che gli succedesse. Per finire alla domanda che ha fatto Sharon, una comparazione fra piloti odierni e piloti dell'ora, oggi sono cresciuti quasi in allevamento, no? È difficile dare un giudizio corretto, perché loro crescevano come potevano. Vengono messi nelle academy a 14 anni, vengono sottratti anche prima, sottratti al mondo, soprattutto vediamo che arrivano degli eccezionali piloti, ma senza storia, senza caratteri specifici, normalizzati, diciamo. Ecco. Il concetto di macchine come noi è che siamo noi come le macchine a un certo punto, perché piloti di cui parliamo erano persone con cui ci si poteva anche divertire insieme, erano guasconi, erano alla Clay Regazzoni, Lauda stesso comunque era una persona simpatica, era anche divertente, no? Cioè, quando era con noi sì. Sì. Erano delle storie quelle che avevano alle spalle, e quindi come si fa? Oggi c'è il simulatore, evidentemente, no? È chiaro che almeno il primo tratto di carriera è assicurato da un certo punto di vista. Verstappen non aveva la patente quando è cominciato ad andare in Formula 1. Piloti come, parlavamo di Jim Clark correva con qualunque automobile, la Cortina Lotus, che era una berlina, a Monza, lo ricordo, correva con la Formula 2, correva con qualunque automobile. Quindi avevano delle esperienze di guida, vorrei dire, lui lo sa, anche a livello di meccanica, perché guardate, io con un episodio banalissimo, io correvo, corricchiavo con una Mini, una volta a Brenzach rompiamo l'asse posteriore, il tirante si rompe, bisogna saldarlo, c'era la Formula 1, correva anche la Formula 1, era un piccolo contorno, e uno dei miei è andato a cercare un saldatore da Surtees, mi pare che ci fosse già la Surtees a quel punto, già la macchina,
E beh, lui ha detto: cosa dovete fare? Abbiamo saldato. Ma non siete capaci a fare un tubo? Vengo io, e si è saldato il braccetto. Voglio dire, quindi era gente a tutto tondo. Ecco, oggi è chiaro che è inimmaginabile, non potrebbe neanche essere fatto dal punto regolamentare, ma per cui confrontarli è molto difficile. Sono due mondi che non si toccano, direi, se non per la passione oppure il misticismo di Senna. Senna correva per il popolo brasiliano oppresso, voglio dire, cioè alla fine eravamo veramente a dei limiti, no? Lui ha detto giusto, lui si riteneva assolutamente e totalmente infallibile, e in nessun modo la sorte poteva toccarlo, quindi non, anche lì. Non so se Giampaolo vuol dire qualcosa, di piloti giovani ne vede tanti. No, questi ragazzi adesso crescono con il preparatore atletico, col preparatore mentale, insomma sono come anche i giovani calciatori, insomma fanno la stessa cosa, vengono allontanati dalle famiglie, portate in un posto dove possono crescere meglio e svilupparsi meglio come piloti. Quindi, non so, io, vabbè, poi alla mia, non vengono certo a relazionarsi con uno di 83 anni dei ragazzi. Quando ero giovane certamente era molto facile confrontarsi con questi ragazzi, parlare erano naif, gli piaceva andare a giocare a calcio, andare a girare in bicicletta, era un po' un altro mondo che non è più certamente quello di adesso, insomma, adesso è un'altra cosa. Forse adesso non sarebbero nemmeno autorizzati ad andare in bicicletta, penso, insomma. C'è un signore che vuole fare una domanda, però ve lo voglio presentare prima. È Carlo Sanchez, che ha vissuto la Formula 1 da dentro negli anni di Senna e di Prost, oggi lavora in Pininfarina come designer e vuole fare una domanda. Volevo presentarvelo, che è contento perché è riuscito stanotte a tornare dalla Cina per essere qui oggi. È così, grazie. Grazie, non voglio disturbare troppo. Oggi si è fatto questa piccola parentesi di Ayrton Senna, a cui ho conosciuto e l'ho visto correre in 52 delle sue 161 gare disputate. E come hanno detto i signori, era veramente un pilota, non che un uomo, una persona eccezionale, veramente. Io l'ho visto correre, l'ho visto dal punto di vista umano, l'ho visto da vicino. Pensate che inoltre alle mille cose che lui doveva fare, la precisione, l'acutezza cerebrale che lui aveva, sentire la macchina scomporre una curva non in due, non in tre, in cinque pezzi, che cosa faceva la macchina, e lasciava gli ingegneri sbalorditi. Aveva il tempo per un tifoso messicano che gli chiedeva dei pass per i genitori che erano venuti alla gara e mi regalava due pass per i miei genitori. Detto questo, volevo solo dire questa avventura. Io faccio il designer di automobili da tanti anni in Italia, in la bellissima Italia, e due cose: vorrei esaltare il valore straordinario che noi abbiamo in Italia e vorrei comunicarlo a tutti. Vedo grande nella platea, grande numero di giovani, di tutto questo valore veramente che l'Italia deve esporre al mondo. Non dobbiamo darci per vinti, non dobbiamo avvaliarci con delle cose fasulle, veramente, perché abbiamo un paese straordinario. E oggi non siamo qui per parlare di Senna, ma dell'ingegner Forghieri, altrettanto un ingegnere altrettanto straordinario nell'ambito automobilistico, in quell'epoca dove io direi che il contatto umano era molto più interattivo, molto più a feeling, assolutamente, con la macchina. In quell'epoca lì, quando vedo ieri nemmeno velocemente guardavo un libro fotografico degli anni 60 e vedo l'ingegner Forghieri seduto su una Ferrari, se non mi sbaglio 156 forse, degli anni 62, giù di lì. E a quel tempo, in quei tempi lì, altro che gli strumenti, a dirgli all'ingegnere o ai meccanici come si comportava il motore, o se era ben carburato il sistema, i Weber, eccetera, era a odore, a sensazione, ad intuizione, ad esperienza, cosa che ti faceva veramente sentire tutto. Oggi, vabbè, siamo invasi dalla tecnologia. La tecnologia è una grande cosa che però, secondo me, non sempre usiamo a nostro vantaggio.
spero che sia sempre a nostro vantaggio. Comunque, mi dilungo troppo, volevo solo chiedere una domanda all'ingegner Forghieri. Ingegner Forghieri, della sua vastissima esperienza vivendo la Formula 1, molto più vasta della mia o dell'ingegner Lombardi, in tutte le sue gare che lei ha vissuto, qual è l'epoca della Formula 1 in assoluto che lei considera l'epoca cosiddetta d'oro della Formula 1? Abbiamo l'epoca Nuvolari, abbiamo l'epoca Stirling Moss, abbiamo l'epoca Jim Clark, poi l'epoca di Stewart, poi l'epoca di Senna, Prost e così via, fino ad arrivare a Schumacher, Alonso e oggi come oggi Hamilton. Qual è per lei l'epoca d'oro della Formula 1? Io dovrei dirle tutte, cioè ciascuna epoca ha avuto gli aspetti positivi e sono quelli che devono essere enfatizzati e goduti. È ovvio che quando c'è qualcosa positivo c'è sempre qualcosa che è negativo, ma questo fa parte delle cose, quindi dire che io preferisco una certa epoca sarebbe riduttivo, perché delle varie epoche mi sono piaciute le cose belle, le vittorie stupende, ma anche gli errori. E vedere anche dei grandi piloti che non riuscivano a vincere. Io mi ricordo, forse l'ho raccontato, non lo so, era Rouen, dove c'era Amon e Jack Hicks. Perché piove, Jack Hicks vinse quella gara. E io ricordo che stavo ritornando dove avevamo i meccanici, passo vicino al camion, vi faccio ridere, e sento come boom, 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 boom. E io dico, ma cos'è sta a fare? Allora ero di fianco al camion della Ferrari. Vado dentro e c'era Chris Amon che batteva la testa contro la lamiera e diceva, ma quel bastardo di... è arrivato e ha vinto, io non ho ancora vinto niente. Mi lasci dire, Giampaolo, volevo dirtelo qua. Solo una cosa riguardo ai piloti. Era diverso fino alla fine degli anni Ottanta il ruolo dei piloti. Il rilevamento dati è arrivato alla fine degli anni Ottanta. Fino ad allora l'unica interfaccia del progettista, della squadra, dei meccanici con quello che succedeva era il pilota, ti dovevi fidare di lui, era lui che ti diceva che cosa andava bene e cosa non andava bene. Adesso quando lui arriva ai box hanno già analizzato tutto il comportamento della macchina, è un'altra cosa, è ancora importante perché alla Mercedes, che ovviamente cercano di farli vincere tutti, da macchina buona tutte e due, se vince sempre Hamilton è evidente che il pilota migliore c'è. Però allora aveva un ruolo molto diverso, era l'unico modo obbligatorio che ti permetteva di capire le macchine, di cercare che cosa bisognava fare per migliorarla, di capire se era sottosterzante, sovrasterzante, se era difficile da guidare in curva, se lo sforzo volante era grande o poco. Adesso tutte queste cose le sai già tutte. Era comunque un giudizio soggettivo. Era un giudizio assolutamente soggettivo e qualche volta anche divergente fra un pilota e l'altro. Adesso è un'altra musica, quindi avevano un ruolo anche diverso, insomma il pilota doveva aiutarti, era quello che ti interpretava la macchina e tu dovevi cercare di capirlo per cercare di fare la macchina meglio. Adesso arriva a dire puoi anche non capirlo, insomma, perché tanto comunque i dati ce li hai già per capire dove eventualmente hai sbagliato, è cambiata anche la sua funzione. Io avrei una domanda per tutti. Uomini che hanno una conoscenza così profonda dell'automobile in tutti i suoi aspetti, quando ne vedono una, che cosa vedono effettivamente? Perché noi civili vediamo quattro ruote, paraurti e tutto il resto. Voi immagino che andiate ben oltre questo, ognuno a modo proprio, immagino, anche a seconda delle proprie caratteristiche. Macchina da corsa o... automobile in generale. Prova. Io? Ma prima di tutto deve anche piacerti, perché comunque dai, anche se la fai per divertirti, chi prende una motocicletta guarda anche che sia gradevole, non è che tu prendi la macchina, è un divertimento, deve piacerti.
Se poi l'adoperi anche per lavoro deve essere comoda, magari anche deve essere un così un piacevole, anche non deve essere una condanna, non deve costarti troppo. E poi lì magari certamente, insomma, una vettura che ha che viene da una marca con una certa storia, che magari è ti per quanto mi riguarda mi attira di più di una vettura, con tutto il rispetto, coreana, che non so se prima esisteva, insomma, ecco, magari poi va meglio anche quella, quelle volte va anche meglio. Questo è quello che i criteri di scelta da parte mia, perché non posso più permettermi e non sono neanche capace di cercare di andare forte. No. No, se posso mi introduco. Il concetto è la differenza tra l'analisi e la sintesi. Quando guardiamo un'automobile abbiamo comunque una componente emotiva di cui tenere conto, e quindi il design fondamentalmente è quello che colpisce di più. Le case lo sanno e fanno sempre più design che design non è, perché il design è un rapporto corretto tra di design, quindi tra forma e funzione. Oggi le macchine sono talmente tante, la sequenza del rinnovo della gamma è talmente veloce che le macchine devono fare paura, devono impressionare, devono in qualche modo, guardate alcuni modelli della Honda, devono diventare tra virgolette cattive. Quindi quello che vedi fondamentalmente è influenzato dal design. Solo che mentre il design della Cisitalia degli anni 50, guardare la sua carrozzeria voleva dire entrare nello spirito della macchina, oggi guardare una carrozzeria non vuol dire assolutamente niente. Mentre io da una Cisitalia 1950 capisco che è una macchina che ha un motore piccolo, però prestazionale, però eccezionale rispetto ai tempi, ecco, quindi è il suo biglietto da visita. Il design di oggi in gran parte è slegato non solo dalla meccanica ma dall'immagine di marca. Adesso non voglio fare nomi, ma un SUV della Jaguar della Jaguar, se io guardo il che c'è il l'animale che salta, ma se no non lo so che lo sia. Quindi oggi guardare un'automobile ti dice poco. Ora, generalare molto più esperto di me, ma sai cosa puoi vedere di una macchina? Intanto la sua identità è compromessa, perché la Jaguar perché è una Jaguar? Non si sa cosa c'ha della Jaguar, nulla. Una BMW X1 è una Mini. Quindi voglio dire, non c'è niente di male in tutto questo, ma è chiaro che c'è una perdita di identità. Quindi quando io vedo una persona mi faccio un'idea della sua identità dal suo aspetto. Oggi l'automobile purtroppo sfugge, l'automobile è mascherata fondamentalmente, quindi c'è poco da guardare, perché segmento per segmento le soluzioni tecniche e tecnologiche sono assolutamente identiche, questo credo io. Allora, guardando un attimo al futuro, io approfitto per farvi conoscere una persona. E si chiama Leonardo Bertini. E deve farvi una domanda. Bertini, campione di kart, e la novità è che è stato appena ingaggiato dal team di Nico Rosberg. Complimenti. Grazie. E questo contrasto di età, visto che l'ingegnere Dallara ci tiene tanto a guardare giustamente al futuro, e poi è parmense, ha accettato il nostro invito, ma è simpatico questo. E ha una domanda da farvi che mi pare molto interessante. Buongiorno a tutti. No, prima vi ho sentito parlare, ho sentito che parlavate di Academy, di come è cambiato l'approccio al motorsport per noi ragazzi. Una volta si partiva con il papà, il camion, e si andava a sporcarsi le mani di olio nel motore a girare, mentre oggi, lo posso dire per esperienza personale, personal trainer, mental coach, diete, ingegneri,
Ecco, quello che volevo chiedervi è: cosa vedete voi nel futuro per noi giovani ragazzi che provano a tentare una carriera nel motorsport? No, no, dico che si trova nella stessa condizione nella quale si trova un ragazzo che vuol fare atletica, che anche lui deve cominciare col preparatore nel modo giusto, che con chi gli insegna ad alimentarsi nel modo giusto e a vivere nel modo giusto. E quindi tu dovrai affrontare, ti auguro poi di avere successo, dei momenti, non viene tutto gratis, insomma, avrai delle prospettive importanti, ma dovrai anche fare dei sacrifici, perché sarà una vita anche di grande sacrificio, di tanto impegno, tantissimo impegno. Poi dopo, se vinci è bella, se magari vincerai ma non stravincerai, ti sarai divertito comunque e avrai avuto la fortuna di poterci provare. E quindi, ragazzo mio, tanti auguri, se ti auguro di farcela. Non sarà facile, devi essere anche costante, perché di facile non c'è niente, ce ne sono tanti con magari con del talento che si sono persi per non essere persi abbastanza. Io ti auguro anche di avere la forza di impegnarti come ti saresti dovuto impegnare se avessi voluto fare il calciatore o l'atleta o anche il professionista in altre professioni. Cioè, è destinato prima o poi a sedersi su una Dallara, non so di quale categoria, ma insomma su una Dallara si siederà, insomma. Se va avanti ci passa, se va avanti come adesso, per forza, perché Formula 2, Formula 3, insomma, ormai per arrivare in Formula 1 ci vogliono i punti, quindi si passa di lì. Grazie Leo, grazie. C'è un signore... Siamo agli sgoccioli, perché poi abbiamo una cosa da fare con questi signori. Si scuoce la pasta. Buongiorno. Stiamo attenti alle cose serie. La mia domanda è... La mia domanda è rivolta alle tecnologie un po' più moderne. Ingegner Pontremoli, prima, parlando di elettriche, diceva apparentemente più performanti o comunque... Quanto la tecnologia elettrica sarà veramente la strada del futuro, ci credete veramente? Quanto questa strada è stata intrapresa per libera scelta o per imposizioni, magari dalla politica? E quali altre strade magari le case costruttrici avrebbero pensato di intraprendere se non fossero state condizionate da null'altro? Vabbè, io do un'opinione, chiaramente non è che c'è la verità su questo ambito. Sicuramente, se la mia opinione, se non ci fosse stato il Dieselgate, con l'elettrico non saremmo dove siamo arrivati fino adesso. Quindi questo penso sia un dato di fatto. Seconda cosa, dico apparentemente efficiente, perché c'era una bella foto fatta a Roma con la nostra formula elettrica, dove c'è una formula elettrica e poi c'è un muro più o meno di questa dimensione che era il gruppo elettrogeno a cherosene che serviva a caricare le batterie di quella formula E. Quindi da qualche parte nel mondo, per far girare una Tesla, quel gruppo elettrogeno c'è. Poi è vero che è super efficiente rispetto ad averlo a bordo, però da qualche parte c'è. Io personalmente penso che la fonte energetica sarà un po' diversa rispetto all'elettrico e sto pensando all'idrogeno, che comunque è sempre un sistema per immagazzinare dell'energia. Quindi pensate che in Germania stanno in questo momento trasportando l'energia elettrica con dei camion con i serbatoi di idrogeno, quindi trasformano l'energia elettrica in idrogeno. La trasportano in camion a sud e poi la trasformano in energia elettrica. Ecco, a questo punto qua dico, forse se io facessi tanto i piccoli serbatoi
ad idrogeno nella macchina. C'è un po' il problema della sicurezza, che però secondo me è sicuramente super gestibile con le tecnologie di oggi. Quindi l'evoluzione del mondo sicuramente è guidata dal Dieselgate da una parte e da dei sistemi social poco informati, diciamo così. E questo purtroppo, i social stanno guidando anche scelte politiche che non sono sempre ben informate. E quindi da questo punto di vista qua, lo vediamo anche in altri campi, no? Vi faccio un esempio, adesso non vorrei abbinare sacro col profano, però i vaccini rispetto ai bambini, no? Cioè, dobbiamo vaccinare i bambini o no? Cioè, se la scienza medica ti dice di sì, un qualsiasi imbecille li mette sul social che è no, e qualcun altro imbecille lo trova dietro, no? Quindi questo discorso qui, secondo me, questi due fattori, Dieselgate e social in combinazione, hanno creato questo movimento. Non è sempre tutto negativo, perché comunque ha posto il problema che veniva preso un po' sotto gamba, perché se voi andate a prendere tutto il discorso di emissioni CO2 che aveva messo Comunità Europea, eccetera, non li avremmo mai raggiunti con il trend che c'era. Quindi questo sistema ha forzato a un ripensamento. È chiaro che adesso stanno viaggiando delle cifre su questi ambiti qua che sono pazzesche, decine di miliardi di euro in ricerca. Noi lo vediamo anche dal punto di vista nostro, quante aziende automobilistiche con nomi impronunciabili si stanno presentando a dire vorremmo fare un'auto elettrica. E sicuramente Tesla ha forzato quello che era impensabile per i grandi costruttori. Cioè, il futuro vincitore doveva essere per forza una grande casa automobilistica. In realtà Tesla sta dimostrando che potrebbe essere un mercato adiacente, come è successo sempre nelle grandi rivoluzioni tecnologiche. Le grandi rivoluzioni tecnologiche sono sempre state portate da mercati adiacenti che non c'entrava niente con lo status quo del momento. Quindi da questo punto di vista è positivo. Ecco, anch'io dunque volevo fare una considerazione. Sono d'accordo con quanto ha detto l'ingegner Pontremoli sul fatto che Dieselgate, da un certo punto di vista, ha giovato a accelerare non già l'evoluzione verso l'elettrico, che la vedo critica, ma nel mettere in chiaro che c'era una profonda ipocrisia nel parlare di vetture pulite o non pulite. Cioè, è servito il Dieselgate a far sì che venga messo a punto un ciclo di rilievo di emissioni che è molto più serio, che è il real driving cycle, le emissioni rilevate nella realtà e non su dei asettici bancarulli. Detto questo, d'altra parte ha criminalizzato il diesel. E secondo me ingiustamente. Se adesso, da un punto di vista tecnico, e mi rifaccio a quanto dicevo lei sui vaccini, cioè la parola deve essere dei tecnici, come nella medicina deve essere dei medici, nel campo tecnico deve essere dei tecnici e non già dei politici che prendono certe decisioni su basi non tecniche. Il diesel è stato in questo momento criminalizzato. È vero che se noi torniamo indietro era uno dei responsabili, il responsabile maggiore delle emissioni di polveri sottili, ma adesso gli Euro 6 diesel fase D sono da un punto di vista tecnico equivalenti, se non meglio, nel bilancio degli Euro 6 diesel benzina iniezione diretta. Richiederanno i benzina iniezione diretta gli stessi dispositivi antiemissioni che richiedono i diesel, solo che adesso, a causa dei social e a causa di questa impostazione, oramai il diesel è stato criminalizzato. Io mi auguro che ci sia, da questo punto di vista, un ripensamento, perché prima che si arrivi ad avere un'efficienza globale come quella del diesel, passerà un po' di tempo.
la soluzione ponte, non, credo che non devo essere io a dirlo, non è già l'elettrico che lo vedo spostato molto più in là, ma è un ibrido fatto in un certo modo tenendo conto di tutti gli ultimi sviluppi tecnologici. Dieselgate soprattutto ha incrinato il rapporto di fiducia tra la fabbrica e il consumatore, non c'è il minimo dubbio, perché è una truffa. E nel nostro mondo recuperare la fiducia è una cosa molto difficile. Questo perché nel mondo della totale razionalità nel quale siamo, in realtà impera la superficialità. Cioè, se il mondo diventa così molto complesso, la somma di chi rifiuta questa complessità, perché non è in grado di affrontarla, non ha voglia di affrontarla, non gli interessa di affrontarla, e allora via all'emotività. Questo lo vediamo in politica. È facile avere un consenso, basta dire alla gente quello che vuole sentirsi dire. Poi farlo è tutto un altro problema. Quindi siamo in una situazione così anche per... cioè le case automobilistiche si sono trovate spiazzate. Il rapporto di fiducia non c'è più e allora mi rifugio nell'elettrico, vado dall'altra parte. Non so neanche bene cosa faccio perché quella tecnologia lì non è matura. Come faccio a conciliare la presenza di gruppi industriali che fanno milioni di automobili e che hanno bisogno per una produzione del genere di programmare se stesse, come fanno ad affrontare il tema di una transizione che non sappiamo verso dove? Quindi è un momento estremamente delicato anche sul piano occupazionale, i suoi riflessi ci sono già, la decadenza del diesel diventa poi decadenza della componentistica del diesel, che interessa la Germania ma interessa molto anche gli altri paesi, tra i quali l'Italia, che sono leader nella fornitura di componentisti. Quindi diciamo che c'è una generale leggerezza in tutta questa vicenda. Si sono infilati in un vicolo buio difficile da governare, perché loro comunque devono vendere le automobili che fanno adesso, perché quelle elettriche sono il 2, il 3%, anche meno se togliamo i veicoli pubblici. Quindi come si fa a generare? Cioè, io posso sognare un ponte, ma l'indomani mattina non posso affrontare la traversata di una cosa che non c'è, perché mi faccio molto male. E credo che le case in questo momento rischino di farsi molto male. E in generare questo tema, mondo razionale così complesso che la gente si rifugia nella superficialità. Allora, no, vorrei aggiungere un momento, una piccola cosa intorno a quanto diceva. Vediamola in positivo, tutti qui noi siamo appassionati d'automobile. L'automobile ha il privilegio di essere identificato come il trainer, come il trascinatore del passaggio a un mondo più pulito. E viene già da lontano, perché nel 1992 è apparso un libro pubblicato non da un pericoloso clandestino, dalla Società degli Ingegneri dell'Automobili americana, cercava di immaginare le vetture del prossimo secolo, che è poi quello in cui viviamo, faceva capire già allora che l'inquinamento era un problema negli Stati Uniti, allora avevano addirittura proibito di viaggiare in certe corsie dell'autostrada in California, le vetture con una persona sola tant'è che c'erano gli studenti che arrotondavano andando a fare i passeggeri ai caselli delle autostrade. Vabbè, però già allora c'era questo problema, e c'era un'analisi del premio Nobel Rubbia riportata che diceva che ci sono tanti modi di considerare il prezzo del petrolio: c'è l'origine, c'è l'estrazione, c'è quanto dai alla paese dal quale viene il petrolio, il trasporto, il raffinamento, le tasse, e poi ci sarebbe da pagare i danni che fa. E lui diceva forse il prezzo dovrebbe essere 4 volte, invece l'Istituto di Ecologia di Heidelberg, che magari era un pochettino influenzato, diceva no, dovrebbe essere 6. Per dire, il problema c'è sempre stato.
Adesso, in questo momento, nonostante l'inquinamento dell'automobile si rappresenti soltanto dal punto di vista, non il locale, quello dell'emissione, dal punto di vista dell'emissione soltanto il 14-15%, insomma proprio una parte marginale. È concentrato nelle zone urbane, quindi da quel punto di vista. Sì, però soprattutto è vista come inquinabile. Beh, allora mettiamola, vediamola dal punto giusto, proviamo a cambiare, proviamo a fare delle macchine che inquinano meno, proviamo magari a farle, a imparare come si fa, magari per divertirti pagando il prezzo della benzina, quello giusto, non quello da adesso. Magari ragazzi, io quando ci andremo a divertirti con la macchina, quando sarà il mondo delle elettriche, non la pagheremo più 1,90 euro, magari sarà qualcosa di più, insomma, però facciamocene la ragione, insomma. Dice, tu vai cose, tu pianti le piante e poi dopo vai a girare in macchina. C'ha ragione anche quello lì. Il tema è quello lì. Il tema è ancora di più, adesso si vede sempre di più. Quindi non possiamo mica discuterlo. Poi, quindi dal momento che è vista, sopravvivere in questa transizione. Dal momento che è vista così, dobbiamo farcene la ragione e andare avanti a essere, a proporre di come fare in futuro per inquinare meno. Ultima domanda. Buongiorno, grazie a tutti voi per essere qui. Io volevo fare una domanda all'ingegner Forghieri, soffermandomi sul ruolo che ha avuto in Ferrari, e le volevo chiedere se la sua guida è stata autorevole o autoritaria. Hai capito? Cercavo di sopravvivere e ci sono riuscito perché sono qui. Non è così semplice come tu possa pensare, perché sono stati momenti molto difficili. Non so se riesco a farti capire cosa vuol dire. Cioè, ti barcamenavi e cercavi di evitare tutte quelle situazioni in cui tu non avresti saputo come difenderti. Ce n'erano tante, troppe. Quindi volevo dire, non era semplice. Hai capito cosa ti volevo dire? Vabbè, grazie. Ogni anno non è un premio, è un riconoscimento affettuoso che Formula Passion dà ogni anno a un personaggio. E oggi abbiamo, io penso, posso dire, l'automobilismo che guarda al futuro e al progresso è qua oggi, onestamente. E, diamo un riconoscimento affettuoso a una persona. Il primo è stato Mauro Forghieri, poi c'è stato Giampaolo Dallara con Andrea Pontremoli. Oggi Mauro Forghieri lo dà a Claudio Lombardi, quella che noi chiamiamo la formula dell'eccellenza. Ce l'hai lì però. Ce l'hai lì, eh? Se permetti di voltare. Insomma, vedete voi. Adesso mi porti questa. No, quella non serve. Questa la apri. Io non me l'aspettavo e mi fa in questo nel giorno della festa dell'ingegner Forghieri. Devo dire che è a casa dell'ingegner Dallara che sono stati, io ho pochi anni in meno, però sono stati i miei maestri loro. Quindi avere questo riconoscimento da parte loro, cioè, vi ringrazio e la cosa mi commuove anche, grazie. Beh, bene. E chiudiamo con
l'ingegner Pontremoli, l'ingegner Dallara, l'ingegner Coppini e l'ingegner Lombardi, adesso voi darete la Coppa delle Coppe per il traguardo che ha festeggiato il 13 gennaio, e qui vi invito a fare una bella foto. Qui ci sono, è intitolata Ferrari Made in Mauro Forghieri, qui ci sono tutte le tue automobili da competizione, prototipi, sport, eccetera. Da tutte le parti. Ne hai disegnate tante, ne hai. Auguri ingegnere. Possiamo trasferirci sotto, tanto continuiamo. Ma è la coppa di tutte le coppe che tu hai visto. Ti rendi conto che normalmente la coppa si riempie di champagne e si beve. Sì, e adesso lo facciamo.